we are still missing Mr. Ungaro. Ungaro is a professor, sorry, is a member of the Italian Parliament, elected in London, so a quite international way to have Italian representative in our Parliament. He's coming, so in any case, we will start. And this panel will be on what's going on at the European level, both at the political level, at the governance level, and also on two more technical dossiers like the banking union and capital market union. We will have a first round of 7 minutes with our distinguished panelists, and then eventually we will have a very short answer and question and answers. So, first of all, let me start introducing all the panelists. On my right, on my left, Marek Belka, member of the Econ Committee at the European Parliament, is a very prominent member of the Parliament. On that side, Mr. Thomas Christiansen is professor of political science and European integration at Louis University here in Rome. Then Massimo Ungaro is coming, and I already presented him. Nicola Verone is prominent professor at Peterson Institute of International for International Economics. And Arnaud de Bresson, here on my right side, is the chief executive officer of Paris Europlus. So thank you everybody for coming, and let's start with Marek Belka. Marek will address a fundamental issues and also as fundamental flows as he defined for the Eurozone and how to cope with the divergence we are observing in some field of the European on the European political agenda. Marek, the floor is yours. Okay. Thank you. Well, it may sound a bit unusual because I come from Poland, a country that is not a member of the Eurozone, and I remember when I was governor of the Central Bank of Poland, I was, let's say, reluctant to push the Polish government to rush into euro. And the main reason behind this, I have basically changed my mind in the meantime, but the main reason for this, let's say, relative reluctance was that being outside, you have a tendency to look at the final finalities, so to say, final solutions, and to look for fundamental weaknesses and strengths of the euro. And of course, from my perspective, the main weakness of the euro is divergence. Of course, politically or institutionally minded observers would point to the fact that the European currency is not backed by a state, like in the case of the United States of America. So we have to find, let's say, second best solutions to solidify it. But looking at this from the fundamentally economic point of view, it's the divergence. Well, the fact that individual members of the euro area are different, of course, it's obvious and is not a problem. The problem becomes when they move in the different directions consistently over years and maybe even decades. Then
all the problems with institutional solutions, political resistance, social resistance are exacerbated because suddenly some people, some countries, some nations look at the deeper and deeper integration as a threat to their interests. So I tend to look at the euro from the point of view of internal cohesion. Well, a lot of the discussion in Europe, certainly during the last panel, was about the competitiveness of our continent, of our region, as against other parts of global economy, the US, China. That's great, but conceptually, it's not. It is different from internal relative competitiveness. Of course, two can move together, but when the whole discussion is about competitiveness of Europe vis-à-vis China or the US, it basically ignores the problem of internal cohesion, internal differences. If we do not address this, then the fate of Euro is in doubt. Well, so I think, and this is the main message that I'd like to convey to you, is that basically all what is happening within the European integration should be also looked upon from this point of view. Does it increase divergence, or does it mitigate divergence? Well, let's take one thing. Banking union, capital market union. Does it facilitate cross-border capital flows that would not happen in the absence of banking union or capital markets union? Well, this is the main question that I would like to ask, looking from the long-term perspectives of the euro. We in the European Parliament are also debating how to flexibilize the Stability and Growth Pact. A very pertinent issue, because the internal devaluation is long passé, and we know that it can be applied only in extreme cases, and we are not sure whether it's efficient enough for the impatience of the peoples. So if this is not the way to go, so we should look at our rules, at the Stability and Growth Pact, and provide room for countries like Italy to spend more if it's needed. Well, and of course there is a problem: how far can we go with the rules? How far can we strain the rules? Sometimes I have the impression that rules-based way of managing European integration affairs is outdated. We cannot go further with this. So where should we go? Well, to the institutions-based management. Instead of rules, we have to have institutions that we, well, put faith in, that we allow to decide in the name of not Italy or Germany or Netherlands or Finland, but in the name of the whole, of the community. Can Green Deal help? It may. It may, because it's about investment. But I think climate, of course, being the main issue here, but we should also, on our European field, look at the convergence dynamics. Eurosave asset, the same. Euro area budget, the same. Fighting inflation? Well, when I look at the European Central Bank, I sometimes think about Japan.
you know, how unsuccessful Japan was in bringing back inflation to whatever inflation target is. And I start thinking about the similarities, I'm coming to the end, similarities between Europe and Japan. What comes to my mind is both have gone through a major financial crisis. Japan is aging, Europe is aging. Japan is suffering from low productivity growth. The same goes for Europe. Well, the same goes for the whole advanced world, as a matter of fact. So maybe, what is the main issue, the main justification for desperately trying to get inflation back to 2%? Well, for me, I mean, I'm very undiplomatic, and all the people in Frankfurt would obviously turn their back to it. Well, it is basically to have some inflation and to have inflation higher in Italy than in Germany. This is as it is. If the Germans don't want inflation in their country be lower than in Italy, then they don't want European Monetary Union. So this is just a few impressions that I would like to convey, but main is the following. Whatever we do, and we want to solidify euro, which is the backbone of European integration and the main global asset, aside from common market that we have, we should look at the convergence-divergence aspect of what we are doing. Thank you. Thank you, Marek. I will have this first round and then eventually to interact with different panelists. So now is Thomas Stern. Thomas will discuss some reflection on the political context in Europe, providing opportunities but also constraints for reforms of Eurozone. Go ahead. Thank you. Thank you very much, Mr. Focarelli, and thanks also for the organizers, Professor Gauronna, for inviting me here. It's a pleasure, it's a privilege to be here. I feel a bit misplaced as a political scientist, but I really look forward to our discussion. Indeed, I was going to respond to the bullet point in the program that talks about obstacles as well as opportunities for reform of the Eurozone, of monetary union. And I guess it's really mainly about obstacle these days. I have only a few minutes, so I want to say a few words about the political context in which we find ourselves, about the need for reform on the one hand, but then on the obstacles to achieving that on the other hand. And then I hope with other experts we can maybe see the way forward. And the political context is really mixed. I think there's quite a few promising avenues. I mean, of course, having now a new commission with von der Leyen, that seems quite ambitious, and that has, at least for the moment, sort of the honeymoon period of being newly in office, provides an opportunity for a new start. There are quite a few ambitious aims, not only in terms of policy priorities. I think that she went to Africa in the first week of being in office was quite a good statement. But the focus on the European Green Deal and on digitalization are also quite promising because they also imply that in terms of spending, the European Commission is willing perhaps to do more than in the past. The past Commission, of course, one of the hallmarks of the Juncker Commission was the so-called Juncker Plan, the leveraged investment plan, and I think the new Commission wants to continue that with the Green Deal, which means that. And in the previous panel, I was lucky to hear that just when I arrived, that one of the speakers was advocating a greater role for the European Investment Bank. I would fully endorse that. And it's not so much about the European Investment Bank spending more money of its own, but rather using its money to leverage also private money towards investments around Europe and the world. So with a greater focus on actually investment and spending priorities, one could hope that perhaps one of the missing elements in the Eurozone currently, which is growth, could be stimulated. Of course, on the other hand, we have a huge item on the agenda for next year, which is the renegotiation of the multiannual financial framework, which is a huge headache, obviously, for everyone. And together with that, we have the prospect of Brexit. We don't quite yet know what shape that will take, but
If it does happen, of course, it will also blow a certain hole in the European Union's finances, which then might make it more difficult to be as ambitious on spending as one wants to be. More broadly speaking, on the European political front, there's of course a lot of distraction. I mean, Eurozone reform has now been more or less on the agenda for 5 years, and yet the progress has been extremely limited, partly because we have so many other issues on the agenda, whether it is transatlantic relations, NATO being in a difficult phase, whether it's migration, which is an equally unresolved issue, or whether it is Brexit, and together with Brexit, the renegotiation of trade relations with the UK, and more generally, trade negotiations the European Union has with other countries. Maybe one other item on the agenda for next year, from a more political institutional perspective, is also worth mentioning, the so-called European Conference, which will be launched quite soon, I think in February or March, which is supposed to be a 2-year-long engagement between citizens, politicians, and the European institutions, some sort of mini European convention. It may come to nothing, of course, but on the other hand, it might also be an opportunity for reform. But actually, I think the main issues are not so much on the European level, they're at the national level. And I think we have to look at some of the key member states and what's going on there in order to understand the limitations of what can be done. I mean, we have, starting with Germany, a lot of upheaval now with the new leadership of the Social Democratic Party, which is quite contrary to the past practice, also of the German finance minister who lost in that competition. We have to see what it means for his personal future. More importantly, we have to see what it means for the future of the Grand Coalition in Germany. It's a little ironic because on the one hand, the new leadership of the Social Democrats is rather left-wing and is probably quite in favor of greater spending, which in Germany, you know, we have this famous story about the Black Zero, this unwillingness of the past governments to actually invest in the German infrastructure or economy, to run surpluses now for several years. Whether the new leadership might be the new leadership would be willing to actually go against that, but it might ultimately break the German governing coalition and bring in something else or more uncertainty. I say that because if we look at France, of course, there has been Macron waiting now for 3 years for some sign from Berlin about a Eurozone budget, a willingness to actually do something positive in terms of stimulating growth in Europe, has been looking to Germany, and very little at all has come back from Germany on that. So these political changes in the German political sphere, you know, they could really go either way. Perhaps the new German government, if that constitutes itself, might actually be ready now in the context of the MFF negotiations to support a bigger budget for the Eurozone. Ultimately, of course, it may take too long to save Macron, as it were. Of course, again, one could say more on France and Macron, but maybe just leave it at that for now and have a brief look at Italy, which is maybe even more troubling, in a sense that here we have a major split in the government quite significant disagreements potentially again with Brussels about the Italian budget, but also about the reform of the ESM. So the three major countries in the Eurozone really not still singing from the same sheet and potentially at odds with each other. And that has been going on now for such a long time that it's really hard to see how this will end well. I mean, fortunately, there has been no financial crisis during these years, but if you look at German growth collapsing or investment figures in Germany collapsing, then you really wonder when the next crisis might occur and what the European response to that will be. So maybe just a few minutes on actually what reforms one would want. On the one hand, of course, we have this long-standing debate, if that's what it is, between focus on stability on the one hand, the German preoccupation, and focus on investment or more stimulus from the economy on the other side, the more South European agenda. And there, I think, really the reform must allow greater investment in the European economy in the future.
It's of course one of the pathologies of the European arrangement that Europe cannot really do deficit spending itself. It has to rely on these other mechanisms or on the member states. And compared to the United States, for example, I think that puts Europe in a fundamental disadvantage. A second item on the reform agenda is democratic accountability. To what extent any monetary or fiscal policy is acceptable to citizens, and I think that's a huge question mark. We have on the one hand, again, at a national level, different member states having different positions. Germany, of course, also backed up by the German Constitutional Court, having a very conservative attitude towards redistribution at the European level. And on the other hand, we have also a sort of populist backlash here in Italy against reform of the ESM. So on both ends of the spectrum, you have democratic question marks. But I think in general, also speaking for the academic community, there is huge concern about the current lack of democratic accountability, that a lot of these decisions are done in rather intransparent and technocratic fora, and that the people are not fully involved in this. So my time is up. There's probably much more to say, but I think on the whole, I would say that reform is as urgent as ever, but it's still as difficult as it has been in the last few years, and I don't necessarily see a lot of promise in the coming year for that. Thank you. So after two, let's say, problematic presentations, we might switch to Mr. Unger, who is in the Italian Parliament, and he will offer some statement on how to achieve a stable and sustainable growth, looking at the different topics that are being already touched, like monetary and fiscal policy, ESM, EU budget, and more important at the end, social protection. Yes, so thank you very much. Thank you for Feba for the invitation. I will just continue on what Mr. Honorable Belka started about how to fight divergence in Europe, because of course we are in front of the limits of monetary policy. It's very clear to us, as the repo market in the US is showing in the US, but also on this side of the Atlantic, we clearly are reaching the limits of the effectiveness of monetary policy. And at the moment in Italy, we just concluded a very difficult budget law. And it's clear to us that the only way to relaunch a bit of stimulus for our anemic economy is to use the fiscal space of the EU members who can afford it, because of course Italy cannot afford it at the moment given our high public debt. So it's for us it's very important that EU member states will use the fiscal space available. It's clear, having negative rates, it should be a clear call for action in terms of investments, and we think that's something that we cannot wait for our member states to start on. But if we want to create a sustainable or to make the European Monetary Union to work, we clearly have to look at structural adjustments, because this is a country which comes out of a 10 years of a crisis where it faced three recessions, a triple dip. It lost 10% of GDP, the equivalent of a war, basically, of a war. About 3 million people, young people, are not studying nor working at the moment. So this is a part of Europe where clearly it's calling for strong action in terms of the architecture of EMU. Because unlike Poland, of course, we chose to belong to the euro, so we didn't have a slot to devalue during the crisis. And of course, we faced an internal devaluation, which has proved extremely, extremely painful for the southern part of our country. What we think should be the way forward is, of course, to what Mr. Professor Christiansen just mentioned, is, of course, to enlarge a Eurozone budget. And of course, for us, it's very important to go forward on the path of a banking union. Most importantly, the EDIS, the European Deposit Insurance Scheme, which for us is very important, of course, to cut the vicious circle between the banking sector risk, public debt
if you want, debt sustainability of a state to into the banking sector. But not only. I think, and if it's something I would like to add as an Italian lawmaker, is most importantly to advance on the road of a social Europe. It's extremely important to create finally some fiscal stabilizers which can allow us to launch anti-cyclical policies, starting as an European unemployment scheme, for example, or even a European-wide minimum wage. These are the way we should think about to complete the EMU and to make it work for the foreseeable future. I will even add one provocation. I realize I'm talking next to central bankers, so it may be extremely unwise to say what I'm about to say, but I think I need to say it. Maybe given also the track record of the Fed against the ECB over the last 10 years, I don't know if the mandate of the ECB is exactly appropriate for the task of what it has done. If we look at the track record between the two continents, the US and the EU, I don't know if we can maybe learn something from our American cousins in terms of thinking about the ECB mandate. But I realize, of course, this is about touching the treaties and it's not something simple. It's a challenge for the next generation. But I think maybe we should start talking about it given what has happened. Most importantly, also, VSM, Professor Christensen was touching it. In Italy, there is a debate going on, a debate actually which is developing on wrong basis, because there is a lot of misunderstandings about VSM, how it's going to be launched. I firmly think it's a good innovation, of course, to have an equivalent of a European monetary fund. Even in this current shape, it takes on a lot of the IMF conditionality of their loan agreements. But if there is something which is very important to realize, it's that the VSM, it's a good innovation, and that we need to, or if I can launch an appeal to people who are involved in economic and policy making, and to explain what VSM is to the Italian public, as there's a lot of misconceptions going on now. One thing to say, Italy remains solid and a solid economy, and doesn't have any threat or danger in terms of its debt sustainability as it is now, so there should be no stress about on whether Italy would be the first country which will have to use it. But I think it's very important now to confront this debate in a more realistic terms. I realize I don't want to speak for too long. I will maybe speak on the second round, but there is one thing I would like to also to stress, is do not underestimate the strong sense of resentment and abandonment that this country is facing. This was the country, one of the most enthusiastic Euro-phoric countries before the crisis, and now it's clearly going in the other direction, and we are clearly witnessing the rise of extremely populist and extremely Eurosceptic movements. So it's really a moment to act now, and it's very important for European policymakers to relaunch the agenda of a stronger EMU, which includes also a social Europe, I think. Thank you, Massimo. And shorter than expected, so save some minutes, but in the second round then I will also add one thing, if I can say. One another Italian point of view, which is very important, I think, it's of course, when we talk about imbalances, we should also, I think, it would be important at the European level to remember that imbalance is not only public debt, but we should look at the overall debt, and also look at private debt, if I may say, and also that, you know, Italy has to do its own homeworks on one side on how to, of course, to reduce risks, because we are fully aware that if we want to ask for mutualization of risk, Southern Europe, if I may say, we realize that every step towards mutualization of risk has to go hand in hand as reduction of risks. I think Italy is doing its own homework. If we look at the percentage of NPLs, non-performing loans, you know, I think some state policies have been extremely effective in reducing them, you know, from over 360 billion to now 202 billion, which also thanks to the GACS, to the state warranties on how to allow the banks to get rid of NPLs, and so it's very important to know that we can work with our European counterparts to reduce risk, but at the same time to mutualize risk. And so it's extremely important for us to relaunch that the banking union project can be relaunched on a stronger path than it has been until now. I will stop here. Thank you. Okay,
Thank you. And now is you are basically passing to Nicolas Veron, since he is supposed to speak about banking union, why it needs to be completed, and what are the prospects. Thank you very much, and thanks particularly to Paolo Garonna and to all the organizing team. It's great always to be present at this conference. It's an honor. It's also a pleasure. Even so, this room is a bit low ceiling compared to others. I feel a bit claustrophobic, but you know, still we'll cope. And I will echo what Massimo Ungaro just said. I think this is in a context where, for all the drama of daily news, we're no longer in a system-wide crisis. Italy is not going to default. The banking sector is in increasing good shape. NPLs are being reduced. But beyond that, I think there is increasing soundness in the system. Not to say that it doesn't require more restructuring. It does. But I think compared with the situation of system-wide fragility that we had 3, 4, 5 years ago, the progress is unmistakable and extremely significant. It's night and day. And I think this background has to be acknowledged to keep a sense of proportion about some issues regarding Italy. It is very clear at this point that the spike in sovereign spreads a year and a half ago was an overestimation by the market of Italian risk. There was overreaction, and I think that has to be kept in mind going forward. Now, a bit like Mario Nava this morning, I'm going to apologize for participating in an all-male panel. I think it's still worth having this discussion. I will speak about banking union, which indeed is a bit more specialized maybe than the topics touched upon by the three previous speakers, but we know because this is an expert and informed audience, we know that it's also highly political. So I will not neglect the politics. Now, where are we on banking union? There's a lot of noise. Everybody's positioning, which I think is good. There is a negotiation going on. It's still at an early stage, despite all the years that have been spent or wasted positioning oneself. But we know something about banking union, which is makes it different from capital markets union. We know what it is about. Everybody agrees what it is about. It's about breaking the vicious circle between banks and sovereigns, which is what the leaders of the Eurozone in repeated declarations, joint declarations, unanimous declarations, starting in June 2012, have said this is imperative. It is imperative to break the vicious circle between banks and sovereigns. Time and again, despite changes in government, they have repeated that. So that's the marching orders, that's the definition of banking union. We know that everybody is for it in theory. We know that in practice, the obstacles are important. But there is unanimity on the definition, there is unanimity on the goal. I think the current discussion is framed by those obstacles that exist in practice. So in Germany and other, to put a long story short and oversimplify, Northern European countries, there is a reluctance to mutualize without knowing what that money will be used for. Now, the strong version of this is there is a reluctance to mutualize full stop. And that's true of some of the stakeholders, but I think it would be exaggerated to say that's the national position. I think in Germany, as in other northern countries, there's an understanding that actually we already have mutualization. If there's a major crisis in Italy, Germany will not leave Italy alone. That's the reality, as it has been proven by the developments of the Eurozone crisis between 2007 and 2017, and thoughtful Germans know that. So basically, the question is, what are the conditions to mutualize? Not the silly rhetoric about debt risk reduction, which was largely a stalling device, but really what kind of structural policies, permanent policies are needed for mutualization to be sustainable. And that's the debate about deposit insurance, how much to mutualize, and against what counterparts in terms particularly of the regulatory treatment of sovereign exposure.
In Italy and a number of other, again to be simplistic, southern member states, there is a reluctance to contemplate the regulatory treatment of sovereign exposures, or to be more specific, there is a willingness to have a lot of counterparties against contemplating a regulatory treatment of sovereign exposures, which itself should be the reasonable, not the unreasonable version of RTSE. So what is the unreasonable version? It's credit risk weights that would be heavily pro-cyclical. Credit risk weights on sovereign exposures, I mean, that would be heavily pro-cyclical, would put European banks at a competitive disadvantage against foreign competitors, and would have unacceptable distributional impact in the Eurozone. Conversely, I think there is now a broad, widespread understanding in the Italian debate, and that's progress compared to even a year ago, that something like sovereign concentration charges, which is acyclical, applies identically to all member states, and is not dependent on credit ratings, could be workable for Italy if there are enough counterparties in the negotiation in terms of mutualization and stabilization. So that's progress, but there are still a lot of discussions inside Italy, obviously, and in the Council on what those counterparties exactly should be, and particularly European deposit insurance and or safe assets, what kind of mutualization is best suited as a counterparty to yielding something on sovereign exposure. On top of that, there are many really tricky technical issues which are not really technical again, which have to do with how to close a failing bank. That's a debate about bank insolvency law harmonization, about whether the European deposit insurance would be able to intervene in a bank closure through what the jargon calls alternative measures, so on a least cost basis, helping transfers of assets and liabilities a la US FDIC without going into deposit payout, and the state aid status of that, crucially, which in turn connects to the debate about should the money from the deposit fund only go towards the protection of depositors, or should it also go, as has been historically the case in Italy, towards the protection of creditors. And obviously, I think there's much broader basis for agreement if it's to protect depositors, including uninsured depositors, than if it's to protect creditors. So I've already spoken my time. I will stop here. My hope, I think the description I gave is a fair description of the current state of the discussion on completing the banking union. As you will have noticed, there is no real deal breaker here. The Germans accept the principle of European deposit insurance, and that's been made official by Olaf Scholz last month, but they're reluctant to enter into it without strong guarantees. Conversely, I think the Italians accept the principle of regulatory treatment of sovereign exposures, and that's in the form of sovereign concentration charges, and that's been confirmed very explicitly by Governor Visco last week, but they want something strong in mutualization terms in counterpart. I think that's normal, that's reasonable. That's a healthy discussion. It's still at an early stage, but I, for one, I'm hopeful that this discussion can come to fruition in the course of the year 2020, not 2030, and that a political decision could be crystallized, say, in the next 12 months, probably closer to December than to January 2020, so that legislation could be finalized during this term of the European Commission. Thank you, Nicolas. And now, Arnaud, speaking on capital market unions. Once again, thank you very much to the organizers, to Luigi Abete, to my friend Paolo Garona. For us as Paris Euro Plus, we have found a very easy way to come and regularly in Roma, to have some good time in Roma with the launching of our Italian-French dialogue on financial services, which gives us the occasion to come from time to time, almost three, four times per year, in this wonderful city, and we are more than happy to do that. But now we have even more work and urgent subjects together with the FEBAF and with Italy.
on the way we have to develop and save, I would say even save, the future of the European capital markets. Nicolas has spoken about the European Banking Union, which is the first priority. Second priority is about the Capital Market Union. I will follow exactly what David Wright was saying this morning. The moment is critical. We are in a critical situation, and I think it's quite important to understand this. Why? First, I don't come back on the needs, but the needs of financing, and Prime Minister has spoken about the way and the necessity to relaunch investment in Italy, like in Europe, is huge for the coming years to finance infrastructure, to finance retirement and aging population, to finance environment and climate issues. We have heard some numbers and data on the challenge that we are facing for the future. Huge challenge in terms of financing needs. And we still are in the situation where first Europe has quite an important volume of savings, something like 13-14% of savings compared to GDP, but these savings are always again oriented to short-term needs and not the long-term needs. 40% of the European savings are still oriented to short-term products, to products without risk, and not to the needs of financing, not to the equity markets and the needs that we have. And as you know, the financing system of Europe is still 80% banking financing, for 20% capital markets, which is the opposite of the American model. Which makes that when today the banks are facing new strong constraints with the new regulations, the banking financing is decreasing. So we have to develop new capital markets facilities. And I would say for all European countries, and I'm very happy to have the opportunity to have a representative of Poland here, because I think that the subject on which we are talking is for all European countries, including the Central and East European countries. Last but not least, like David was saying, the old way, the first measures that have been taken since 5-6 years now are absolutely not enough. We have to accelerate the way this capital market union must be implemented. We have seen the very interesting work of the high-level committee, which has been presented by Fabrice de Marigny, and the four priorities which have been accepted by the ECOFIN last week are the good recommendations. For us as Paris Europlace, and about the concrete measures that we have to take and on which we would like to discuss with the FEBAF and Italy in the coming weeks, are the following. First, to accelerate and establish a real financing union for investment and innovation. We're talking about the name Capital Market Union. We have to make that the public and the opinion supports the project. I think the term of Capital Market Union is possibly not so good. The project must be to promote long-term savings, to orientate savings massively towards equity markets, and even for mid-size companies to accelerate the development of unicorns, like it has been said by David, and to strengthen the European market infrastructure. Second, I will be very short. Second, foster innovation, financial technology, and digitalization, and create European companies able to go in the international competition. Third, to ensure a better orientation of the savings towards the sustainable development goals that we have on the world level. And we are more than happy to see that Brussels and the European Commission has now adopted a taxonomy. We have to accelerate, including the implementation of a sustainable investment fund. Four, last but not least,
establish a better European legislation and preserve the level playing field that we need. We think that, and we were talking with David this morning about this, that the European financing system is in danger because of the Basel III regulation on one side and the Solvency II regulation on the other side. We have to work on these regulations and make the reforms which are necessary to change these regulations because the American banks are taking progressively the control of the European financing system. We have to preserve our sovereignty in the coming years, and this is a very key issue. And last but not least, to strengthen the role of the euro, Mr. Governor, you talked about this issue as market professionals, as representative of the business world and the corporates. Corporates want to have a strong euro currency to preserve their competitiveness in the global world. Okay, we finished the first round. Now I have a question for everybody. And to present this question, let me start with the discussion we having in Italy. We have this quite strange and informal discussion on ESM. I'm not going on to discuss on ESM, but I'm going to give you what the final position of a number of prominent political people here in Italy. We need a package. Without discussing, in a informed way of ESM, at the end of the story, what we understand is that Italy needs some kind of package. And I'm not going to comment this position. I'm just asking you, everybody of you, on how you will suggest to go toward a package. And I give you five ingredients. First one is deposit, not in the order you are going to treat them. Deposit insurance, safe assets, capital charge on govies, changes in regulation of banks and insurance, and eventually green bonds issued at European level, so in any case, financing investment in the Green Deal. So I'm not asking you which one would be your favorite solution, but I'm asking you, in your opinion, what would be at the end of the story the compromise, if any, because we have also to be concrete, there is also a possibility that it's impossible any compromise on such package. So, who wants to start? Nicola? Definitely not me. So I think green bonds is outside of the package because it will happen one way or another. It's a shared concern by and large, maybe not with Poland, but you will tell us about that. And I'm not sure what you mean about changes in bank and insurance regulation. I mean, we had a very important shift to very restrictive banking and insurance regulation. Yeah, but there are many... sharp increase in capital charge. But basically, duration mismatches are almost impossible to be put... Are you referring to capital regulation or to... Capital regulation. Not to resolution and bank... No. Just capital regulation. Okay. I mean... the increasing capital charge that Basel. So then, on capital regulations, leaving aside the question of sovereign exposures, which was your item number three, I would say it's also outside of the package. I mean, capital regulations happen all the time. There was a banking package, as you know, that was adopted earlier this year, that was CRR2 and CRD5. We'll have CRR3 and CRD6. The only question is how much they will deviate from the Basel standard. And the answer is probably going to be they will deviate somewhat, but maybe not that much.
So I don't think it's part of this package discussion. And by the way, capital regulation, as you know, is not a Eurozone issue. So it's going to be a separate track of discussion which involves the non-Eurozone countries. While Solvency II, for sure, is definitely a European package. Solvency II? Yeah. No, it's also a single market thing that involves Poland the same way it involves Italy or Germany. Solvency II on insurance, you know. It's a European. Exactly. A European so I think only the first three issues your list are Eurozone issues. And only those three issues will have to be part of a package. And you mentioned European deposit insurance, safe assets, and what I understood to refer to sovereign concentration charges. My view is that there will be a package with European deposit insurance and sovereign concentration charges without safe assets. And I think this is a good package. It's not an ideal package. I'm in favor of safe assets. I think we have to be realistic here. Safe assets is proposed by most of its proponents as fiscal union through the back door. Let's be honest. Now, it so happens that the Germans see through this game. And they don't want fiscal union, and they don't want it through the front door or through the back door. And that's why they are so opposed to safe assets, not because they wouldn't be ready to have a limited technical device to have some limited size technical fixes to some issues of diversification, but because they see through the game, which is that they're not willing at this point to go for fiscal union through the back door. And then the question is a deal with EDIS and sovereign concentration charges acceptable to the non-Germans or non-Dutch or whatever? My answer is yes, but as the governor has said last week, the Italian governor, not Governor Belka, the sovereign concentration charges have to be acyclical, the same for all sovereign issuers, with a sufficient exemption for sufficiently diversified portfolios, and without reference to credit ratings. I agree. Second, EDIS has to be a real EDIS, not some complicated thing that I cannot explain to my grandmother about liquidity or reinsurance or what have you. It has to be the simple things that you can explain on primetime TV by saying, as Angela Merkel famously did in October 2008, the deposits are safe, no ifs, no buts. And they are safe the same way in every single Eurozone member state. If that's the EDIS we have, and if that's the sovereign concentration charges we have, I would say that combination is a good deal for Italy, as it is for Germany, as it is for France, as it is for the Eurozone, on these conditions. Okay, who else wants to try to figure out how the package can be composed? Vittorio? Well, I'm not sure. I can contribute to this very issue because I'm not part of the conversation, and this is very much for, let's say, insiders. Well, looking from outside, it's very hard to imagine any kind of, let's say, solidifying the union without safe asset issue. Well, and I have just heard that this is a non-starter, at least for some time. Because I cannot see how can you build a banking union if you decide a banking union as breaking this vicious loop between the sovereign papers and the banking and the banks. If safe asset issue is out of the table, then we are doomed to some let's say artificial solutions. But
If you allow me to say a few things, there has been a mention on about green bonds and Poland, which is a country that is openly opposed to most climate change initiatives. That is true, but let me take this opportunity to say a few things. Number one is that the position of the Polish government, which is not the same as my position, is changing. And the reason is that the popular opinion is changing. No matter what Europe does on climate change, Poland should phase out of carbon, of coal. Why? Because it's an ecological suicide for the country. And everybody has in mind the smog, the air pollution. No, this is a secondary issue, water. You cannot imagine, Poland is water poor. 70% of all disponible water in Poland, whatever, underground, surface water, is used by coal mining, both coal and lignite, and coal-based energy. 70%, a big in agricultural sector, uses only 10% of water in Poland. So when we go like this, we become a desert in the Central Europe. So there is a big internal reason why Poland should phase out of coal. Well, what is the problem? Of course, it's the extreme politicization of economic policy which we are now facing in Poland. And obviously, if you say things like this, you risk, yellow vests Polish way. You know, the few hundred, few tens thousand of coal miners going to Warsaw with their hammers and things like this. So, but it is changing, and Polish government pleads for time, for money. But most important, what is needed on the part of Polish government is to show that they are serious. Gestures, and all the gestures so far have been negative. But there is one thing that you probably know from your countries. When you start seriously with renewable energy, when you start putting it into the grid system, this is the beginning of death spiral for the conventional energy. So once you are serious and you allow the renewables get into the grid, everybody else is doomed sooner or later. So it's quite rational on the part of conventional energy to block it, to protest. So you have to understand this, but we are now in a tipping point in Poland. So it's not that Europe is not having a big impact on Poland. And to close, I don't want to be a black sheep here in the panel and join others to thank for the invitation and express my gratitude for Paolo to give me the opportunity to visit this wonderful place. Thank you. Okay, let me join the consideration of Governor Belka on safe assets, and maybe just to have a short conversation with Nicholas. Actually, also in the Visco's intervention in the Parliament, safe assets was part of the possible package. And to be honest, without it, I do share what Marcus told before. It would be very difficult to accept any capital charge on
on even in the late one on in the form of concentration risk. But this is my personal view, and I don't want to be long on this. So maybe Vittorio Yeah, no, just maybe a couple of short comments to follow on what was said before. I think it is indeed important to consider the politics of these debates. I mean, there are the economics, and I think they are technical but straightforward. But the politics are complicated because on the one hand, we can talk about rational politics in terms of what kind of bargain is possible, and I think Nicola really showed us what might be possible. But I think increasingly we also have the irrational politics going on, the emotional politics, the rise of populism and protest politics, and I think that's what we're concerned about with the yellow vests and all that. And if you hear some of the debate here in Italy, debate is the wrong word, some of the propaganda that's being pushed out on the ESM reform, then it's really, really scary because it's completely beyond reason. It's really using certain topics, and it may be on this occasion monetary union or banking union, it may be something else, migration on another day. It's simply about motivating people against the European project, against the elites or whatever that may be. And I think the danger in this day and age is that rational politics and the reform project that we're talking about become victims of this sort of emotional politics. I mean, I very much wonder what Mr. Ungaro has to offer in competition to that, because I really feel it's a battle that the established parties fighting and losing to some extent. So that is my concern, that I think the rational politics of monetary union reform, because things are so polarized, because there is such a degree of politicization these days, really fall victim to populism to some extent, and in that sense, really we go down not a virtuous spiral but a vicious spiral of making things worse and worse. Maybe one more comment is that any such reform project, I think, requires an element of trust as well. You know? We have this quid pro quo, and the question is who takes the first step: those who are willing, as it were, to underwrite other countries' debts, or those who are willing to subscribe to certain rules. And if neither side is trusting the other, then I think the danger is that neither side will take the first step, which means we will stay in this limbo forever, or indeed go backwards. And trust is not very much in circulation these days. It may well be that the Lega is not in government these days, but the opinion polls, the regional elections and so on all give the impression that they may well be likely the next government again. And if they talk about leaving the euro and demolishing these European institutions, then of course other countries are not willing to enter into long-term commitments and trust Italy in that respect. Thank you. Yes, if I may add, what package will suit us best, or it's most likely to happen. For sure, we'll agree with Mr. Veron, but the edis must be, I mean, at least for our point of view, and when I say our point of view, of course, I'm an Italian MP, but we want European solutions to European problems. Edis is the first pillar we absolutely need. I mean, the US has shown during the crisis that without a European insurance scheme, it can actually exacerbate the crisis in terms of capital flights, as we saw in Greece, and we saw a bit of in Italy as well. You know, having a common currency actually can exacerbate, because of course if the zloty gets devalued, then you think twice before getting your zloty out of your country. But if it's the same currency, you can move your assets to Germany very, very easily. So EDIS is the number one pillar, of course, we badly need, and we think it would be mutually good for the union. Then safe assets, certainly. I don't have anything to add to what Mr. Verona said. I think I will do a reflection about capital ratios, because I think it would be important to take into account the quality and the soundness of banking sectors. It's not the same across the union, and it's important to rebalance the narrative,
exactly to avoid the risks that Professor Christensen was mentioning that we are facing in this country, where sometimes there is a sense, you know, in the populist narrative that, you know, the new rules being drawn are against our national interest. And for example, speaking of the ESM, the popular narrative, which is of course absolutely wrong, is why should we participate and finance a new fund to which we cannot apply, right? Because Italy will only be able to apply to one facility. Of course, it's wrong, because even though it may be an expensive help, the ESM is still a new help, you know, is a new help safe boat, but it was not available before. And, you know, conditionality is absolutely normal in every financing program. But just to highlight some of the aspects that we're facing currently in Italy. But if I have to think about a package, for sure, the EDIS safe assets, and I think capital ratios would be something important. Of course, in Italy, the issue of capital charges on govies, on BTP, is extremely delicate and sensitive topic of discussion, and I think you heard our point of view from our own governor. And I think from that, you know, we have a very different model of how we manage our savings in Italy, even though Bresson was mentioning, we have a huge problem in Italy about having massive private wealth being not used. We are in this country, we have a huge problem of channeling private savings into the real economy, historically added, and the savings ratio of Italian households is pretty high by European standards. And of course, we think the opportunities of a banking union maybe can help us to drive to more productive uses our huge, you know, our own saving glut, if I may say. But one thing, if I can add, sorry if I'm taking too much time, but it's also, we cannot isolate, of course, we're discussing EMU here, banking union, but it's, I think it's very important to look at other aspects to create a better EMU, which can work better for European growth. For example, fiscal policy remains a topic at the EU level, which where they still you require EU members' unanimity veto powers, and so very little progress has been done on that in that direction. Whereas we think it could be, maybe it's time about introducing qualified majorities kind of consensus to take more effective and faster decisions. Because of course, you know, I would like to highlight some of the discussions we have when we receive delegations from the Dutch Parliament Finance Committees of the Bundestag Finance Committees, and they come to meet us, and of course, you know, they're asking for risk reduction, and we propose, you know, mutualization of risk. And at the same time, you know, it's easy when you can apply very low taxes and become a heaven for Italian companies, you know, which are emigrating to Holland or Hungary, having much lower tax levels. And I think, you know, this is, when we're talking about a package or more holistic kind of approach, this has to be put into context. Italy, France as well, are facing huge erosions of their tax bases because, of course, of different tax levels at the European level. And we think if we are talking about making a better, effective EMU, it's time about talking, you know, a convergence about also about our tax levels. No, you want to add something? Very shortly, two additional subjects for our dialogue. First, concerning SMEs financing. The present trend concerning the difficulty to continue IPOs. David has also mentioned this point this morning. We have really to see where are the difficulties and how we could try to relaunch IPOs for SMEs and for relaunching equity markets. It is crucial. And we consider in Paris that this huge gap which is developing between the private equity developments, which can be positive in some aspects, and the IPO difficulties is a problem for the future of our financial markets in terms of transparency, in terms of wages between these different industries, and in terms of interest for the real economy and for the companies. This is one subject. And the last one, to discuss with Governor Belka about sustainable finance. Where I agree really with you is that, and we consider in Paris that this subject cannot be only political, irrational politics, and that the key issue is the transition
for all countries in all around the world. Transition, and possibly I would like to go even further, not considering that some sectors of activities must be excluded. We are, in my view, in a very difficult period of time where the tendency is to exclude sectors, countries, and it will be a problem in the future of the sustainable finance initiatives. So we have to discuss this on European level. I have seen that the debate for the taxonomy has been quite difficult because of this question of the sectors of activities which cannot be excluded from this approach. Even if we have to discuss with young people who want to go further, more quickly and more deeply in that direction, but without organizing very big difficulties for the economy, the global economy, and some countries around the world. So I think this is a key issue for the next steps. Okay, I have almost finished. I want just to give you a very short question, and the answer will be just yes or no. And when we started with the... Yes. When Abede started today's Rome Investment Forum, says that Jonathan Hill was putting the Capital Market Union in the center of the former European political cycle. And today we can say that Capital Market Union was positive, but definitely did not achieve all the objectives that was in there. So my question is, in a five-year terms, do you believe that the Green Deal would be a success or not? And just yes or no is your option. We want Green Deal. So we want to start. I say yes. On balance, yes. I also am convinced it will be, yes. Too enthusiastic, but partial success. Like a Capital Market Union or more? No, Green Deal. Green Deal, yeah. Like the success of the Capital Market Union or more? No. With Capital Markets Union, I am more skeptical. Yeah, okay. Why? Because it's so intrusive. It's it touches the very structural issues impinging on national sovereignty, and it will be much more difficult. Yeah, to change the civil law is more difficult than to change European governance. Yes, and that's a condition to organize the transition. Yeah, I would also be optimistic in this regard. I mean, it's the momentum is there for something to fundamentally change about the sustainable economy, and I think this commission is committed to that. Frans Timmermans is a leader on that. So yes, I'd be optimistic. Okay, so thank you very much to everybody, and please join me in thanking all the panelists. Thank you. You've been my hero for a long time because... Allora, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti. Abbiamo più o meno un'oretta in cui cerchiamo di andare come ci eravamo accordati. Io pensavo, se i relatori sono d'accordo, come spero, di prima di passare, di fare io le introduzioni, come non potrei farle solamente in maniera sommaria, di farle fare direttamente a loro. E quindi seguirei intanto l'ordine delle presentazioni, dando la parola al dottor Corbello, e per poi finire con il primo giro, che è qui alla mia sinistra. Bene, prego. Buonasera a tutti, Sergio Corbello, sono il presidente di Asso Previdenza. Due parole rapide, un minuto, su cos'è Asso Previdenza. Asso Previdenza, Centro Tecnico Nazionale di Previdenza e Assistenza Complementare, vanta circa 35 anni di vita effettiva, 30 anni di vita formale, cioè da quando siamo andati dal notaio a costituire l'associazione. Si occupa di tutte le questioni tecniche che riguardano la previdenza e l'assistenza complementare, svolge un'attività di informativa nei confronti degli aderenti, che sono fondi pensione, sono casse sanitarie, ma sono anche operatori del mercato finanziario, operatori del mercato dei servizi alla previdenza e all'assistenza.
emaniamo ogni anno da una 50 alle 60 circolari, in genere molto noiose, perché purtroppo specialmente la normativa fiscale in questo paese è molto variabile e quindi necessita costanti interventi manutentivi. Teniamo seminari, teniamo convegni, siamo rigorosamente no profit e ci reggiamo grazie alla buona volontà dei partecipanti che attraverso un impegno personale riescono a dare un tono abbastanza interessante all'associazione, che ovviamente si muove anche come rapporti con l'autorità di governo, con il Parlamento, audizioni e cose di questo genere. Grazie, grazie Presidente, e dare la parola al dottor Avazzi Duvan per la stessa presentazione. Grazie. Sono Presidente di Green Budget Europe, è una rete di esperti europei che si occupa dei greening dei budget europei nazionali e subnazionali, che promuove le riforme fiscali e ecologiche, la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi, tutte le forme di carbon pricing che ci possono aiutare per le politiche ambientali, a cominciare dai cambiamenti climatici. Grazie, grazie. Velocissimi. Daniela D'Andrea, prego. Forse ci vogliamo girare. Grazie. Allora, mi presento, Daniela D'Andrea, sono responsabile per l'Italia di Swiss Re. Swiss Re è una compagnia di riassicurazione, leader mondiale nella riassicurazione, vantiamo più di 150 anni nei mercati globali e io in particolare mi occupo della diciamo location, quindi della country italiana e dei rapporti riassicurativi in questo mercato. Perfetto, grazie. Antonella Massari, prego. Sono Antonella Massari, sono segretario generale dell'Associazione Italiana Private Banking, l'associazione che rappresenta l'industria del private banking, i cui associati sono sia distributori, cioè banche e società di reti di consulenti, ma anche i produttori che si focalizzano sui prodotti per il private banking e servizi professionali, quello noi ci definiamo come la filiera del private banking. Gli asset gestiti da questi associati sono oggi 870 miliardi, quindi molto consistenti. Il cliente tipico del private banking è un individuo famiglia con più di 500 mila euro di asset finanziari in gestione, o preferiamo dire meglio circa un patrimonio di 2 milioni, considerando anche gli asset non finanziari. Grazie. Grazie mille. Adesso la parola a Mr. Avilash Panda. Thank you for being with us. Just a minute as a presentation, then I will go. I'll leave you the floor for general introduction. Thanks. Thank you. My name is Avilash Panda. I'm the regional director for the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. We're based out of Brussels. We are basically a UN agency that looks into risk and resilience. We create foresights and we look at the market and the member states' investments on how much of that goes into prevention actions in comparison to reactionary measures. Thank you very much. Allora, mi presento io, noi abbiamo l'onore e il piacere di rappresentare il gruppo bancario Cooperativa Ecrea. Non so se è arrivato, volevamo proiettare un video per dare qualche numero, non so se siamo in grado, forse no, non c'è. Vabbè, pazienza, tanto sono numeri che sono memoria, volevo risparmiarvi un pistolotto perché il video durava solamente un minuto e mezzo, cercherò di stare comunque in questi tempi. Il gruppo bancario Ecrea si compone di 140 banche, è nato il 4 marzo di questo anno in virtù di una legge del 2016 che ha imposto alle banche cooperative di scegliersi una capogruppo, ne sono nate due, e appunto una di queste è il gruppo bancario Ecrea, e consolidando gli assets noi manteniamo comunque, a differenza di altre consorelle europee dai nomi ben noti come Rabobank o Crédit Agricole, noi manteniamo comunque le licenze bancarie alle 140 banche, quindi abbiamo più di 140 licenze bancarie, e questo da una parte ci consente di avere delle banche in piena autonomia, dall'altra ci rende il lavoro di direzione e coordinamento è parecchio complicato, però insomma sicuramente diciamo costruttivamente complicato. Ne siamo molto contenti e orgogliosi, e fra un annetto e mezzo vi diremo se l'esercizio funziona e se porta i benefici che auspichiamo. Benefici che in termini economici sono ancora aleatori, mentre quelli, se parliamo in termini di sostenibilità, sono già molto visibili, perché
le nostre banche hanno proprio nel DNA la capacità di integrare i fattori ESG, soprattutto per quanto riguarda la S, che insomma usiamo scrivere in maniera maiuscola. Sull'aspetto ambientale abbiamo ancora molto da imparare, come tutte le altre banche in Italia peraltro, però insomma c'è diciamo, molto spazio per crescere, ma sull'aspetto sociale abbiamo un'esperienza di eccellenza sul territorio che noi stessi stiamo scoprendo in virtù di un'altra legge che ci impone da un paio d'anni di fare la dichiarazione non finanziaria, come sapete, e da quest'anno abbiamo l'obbligo di farla consolidata, quindi viene centralizzata la dichiarazione per tutte le 140 banche e le loro controllate, e quindi questo ci sta dando modo, perché è cominciata adesso la raccolta dei dati, di scoprire delle cose che, vi confesso, non sapevamo e che sono delle cose veramente delle eccellenze che fra qualche mese saremo in grado di pubblicare come appunto in una forma di bilancio non finanziario. Abbiamo una storia di bilanci di coerenza e di sostenibilità che però erano un esercizio in cui dicevamo quanto siamo bravi e basta, no? Nel bilancio di sostenibilità non si diceva, no? Non era un vero e proprio bilancio, mentre invece questo che stiamo facendo, dobbiamo mettere gli utili e le perdite, e appunto se prima dicevo che l'aspetto economico per quanto riguarda gli utili vedremo è ancora aleatorio, dal punto di vista dei fattori ESG ci aspettiamo un utile davvero, davvero gigantesco, quindi sicuramente questo è un buon punto di partenza. Dunque, il panel di oggi, ho dato modo agli altri relatori, che ringrazio, di presentarsi, purtroppo ne abbiamo persi due a causa della scossa di terremoto di questa notte in Toscana, no, sono stati bloccati i treni questa mattina, quindi il professor Stefanini e la dottoressa Lovisolo non sono con noi, mi dispiace molto. Avevamo preparato il panel in modo da cercare di conciliare il tema del growth, del welfare, in realtà non è molto facile, anche se da un certo punto di vista io vorrei fare in modo che, insomma, cercare di carpire dai vari interventi un po' quello che è il tema del momento, no? Sottostante a tante tematiche e a tanti spunti che sono usciti anche questa mattina, nel senso che non si può parlare di growth, di crescita, se non ci sono aspetti di welfare, in senso più ampio, più lato, scusatemi il termine non rigoroso, ma insomma in termini di sostenibilità, e non si possono fare politiche di sostenibilità se non garantiscono la crescita. Sembra una banalità, però di fatto è anche dal mio punto di vista è anche il corollario del fatto che la sostenibilità, a differenza di alcuni mesi o anche anni fa, che veniva considerata un settore dove intervenire, adesso invece è trasversale, deve colorare tutte le nostre azioni. Quindi abbiamo un panel molto diversificato per cercare di dargli un ordine. Pensavo di far intervenire prima le istituzioni, intanto perché comunque cerchiamo di carpire, come dicevo prima, alcuni elementi per quanto riguarda le policy o le discussioni che si tengono a livello internazionale e governativo, e quindi farei intervenire prima il Ministro Abhilash Panda per poi dar la parola al Ministero dell'Ambiente, poi il dottor Ravazzi rappresenta anche organizzazioni internazionali, quindi può darci degli spunti anche in questo senso, poi darei la parola alla dottoressa D'Andrea, che è l'unica azienda al panel, e per poi completare questo primo giro, poi non so se ce ne sarà, in realtà poi è già il secondo, insomma non so se riusciremo a fare un terzo o magari rispondere a delle domande dalla platea con le associazioni e dei private bankers e di Assoprevidenza. Quindi appunto ve l'avevo detto, col video sareste capitati meglio perché durava un minuto e mezzo, ho tenuto la parola un po' troppo, quindi cedo la parola al dottor Panda, anticipandogli e togliendogli dall'imbarazzo del fatto che alle 5 deve andare via perché deve prendere un aereo, e quindi insomma anche per questo motivo gli diamo la parola per primo. Grazie dottore. Thank you very much. And apologies for hustling out from here. I briefly mentioned in the opening statement of who we are, but I'm not sure if you actually know what we do. Our primary work as a UN agency is to monitor risks. Now, we look at risk from a perspective of not just natural hazards. So, to start with,
there is nothing we agree to say if there is anything called natural disasters. We don't agree with that term. There is nothing called natural disasters. For us, everything is natural hazards or human-induced hazards. And that's what we look into. That's what we see as risk and the risk that it exposes. In the last 20-odd years, Europe has actually lost roughly 500 billion euros. This is only climatic hazards. I'm not taking into account yet the human-induced hazards, which are cyber attacks, industrial accidents, or accidents that are geophysical in nature, or events that are geophysical in nature. This 500 billion is actually coming out of the developmental growth and the gains that the continent has made. How much of that comes out from each country's GDP, that's a different discussion to have. And I don't think we have the right answers to it if you normalize the value of losses. The other dimension that we look at is what's currently happening and what's going to happen in the future. From our current calculation models, and this is purely coming from the UN's IPCC and the systematic risk calculation perspective, we are looking at a tipping rise to 3.2 degrees, somewhere between 2.8 to 3.2 degrees. That is roughly $1 trillion in losses per year, with a 20% impact on agricultural sector. That's a reduction in yield from agricultural sector with an additional loss of 1 trillion euros per year. When will this start happening? It's difficult to say. And where exactly it's going to happen, that's also difficult to say. There are countries in Europe that are actually going to gain from this change in the environment. But predominantly, if you look at the South Europe or the Eastern Europe, Southeastern Europe, these are the hot baskets. That's where the most of the impacts will happen. These losses are currently being modeled. I mean, these are not exactly definitive losses. Countries will actually, in certain extent, lose more than what we are estimating, and in certain instances, could actually lose less or gain in certain capital markets. What we are currently trying to monitor predominantly is how is this affecting a few dimensions, which is how is this affecting the people? What is the impact on life and quality of life? In the previous panel, if you were around, there was a lot of discussion around the dimension of the aging society in Europe. I mean, definitely, Europe is aging, there is no question on that, but is the impact equally across all countries and all society? That's not exactly what's happening. The change in the environment is actually affecting more to those economies that have gone through some kind of shock in the last few years. Countries that have been economically stable have managed to induce and integrate risk, and mostly climatic and human risk, human-induced risk in their calibration factors. What we are still not very clear of is there's a lot of modeled calculations saying that the energy and transport sector are the most at risk. This has a larger issue in itself, because what we're also looking at is an increase in complex risk scenarios. Now, hypothetically, decision-making processes in the last few 10 to 15 years have been only designed taking into account a single hazard, like the trigger mechanism. The fiscal policies and the regulatory mechanisms that we are looking at do not yet take the cascading scenarios in play. Let's be aware, Europe and the Eurozone market in itself, it's a very connected market. So it's not anymore like what it used to be, or it still is in other continents, where a potential impact in one city is not affecting another country. In Europe, everything is so widely connected. A event in somewhere in UK has a large impact on the job and the economic sector down south. And this is significantly happening from not just human actions, but also decision-making processes. Another dimension of our engagement largely has been on how do institutional investors take decisions. Being a UN agency, we are typically used to talk to member states, like governments. When I say member states, for you, it would be
somebody alienating out there, but for us primarily it's the governments whom we deal with, and we are very used to that discussion with governments. In the last 6-7 years, we have been trying to talk largely with the institutional investors, and the reason is global private sector capital flows are more or less controlled by institutional investors, and there is a large debate that still needs to happen, which is institutional investors from one pocket of the country or from one continent investing in other continents need to take into account the exposure they are creating. We recently did an analysis of Norway Pension Fund. That's the world's largest, or third largest sovereign fund, and its investments globally, including Europe and in other continents. Now, if you're looking at Norway Pension Fund, which is sporadically investing in markets in Indonesia, in Italy, in US, in Africa, and we were surprised to see that roughly 60 to 70% of Norway Pension Fund's investments are highly exposed, not to the age-old risks, which are droughts and floods, but also to potentially anything climatic that would happen in the next 10, 15 years. Now, if this happens to one sovereign fund, and this is not all of it, there are many more sovereign funds out there which is basically investing in physical financial assets. This is what we predominantly do, is to look into evidences and come up advice on what kind of decision needs to be taken into account when you calculate risks and exposure. Another small example I'll give is SMEs, and I was telling my moderator here, we did an analysis of the SMEs in Italy. We worked with a set of institutions, and we looked at roughly 15,000 SMEs in Italy, and we asked them several questions which were very standard. Do they understand what kind of risks they have? Do they understand if something happens, what would they do? Who would they reach out to? What kind of exposure they are embedded to? You'd be surprised to hear that 76% of the current SMEs out there in Italy won't actually withstand any sort of shock. Forget earthquakes, they won't survive a cyber attack. They won't withstand even a potential flood, and they will basically vanish. And most of the SMEs are actually driven by lending decisions. How banking systems actually decide on the lending streams are potentially increasing their exposure to the environment or to their own existence in itself. The third and last dimension that we definitely would like to see being addressed is infrastructure. There is roughly 80 trillion euros that is going to get invested in the next 10 to 15 years on infrastructure. In the current given environment, even if you look at the housing sector or the euro codes, which is under redevelopment, risk and resilience is still part of maintenance. It's not part of the construction practice. So, and this is just the housing sector. And then there is the critical infrastructure, the high value assets that's still going to be developed and designed. There are increasing examples where by only focusing on low carbon emissions, emitting assets, and not taking into account the exposure of that locality, these assets have completely been destroyed. So there are new airports being built which are getting submerged underwater. We need to increasingly address resilience in the construction of new infrastructures. So it should not just be low carbon emitting, but also resilient in their existence and places. Typical to your discussion on economy and finances, we look at risk from three dimensions. One is risks that need to be reduced, and that definitely has to be reduced. And then the risk that cannot be reduced either needs to be transferred or needs to be absorbed. In the EU context, the absorbing capacity is predominantly led by reactionary measures, that's the response mechanism. And it's very heavy. What's not happening and what needs to happen increasingly is this investment slowly need to shift from humanitarian actions to development actions. And that's a priority. And I think to a certain extent, the Green Deal will try to address this. I will end with a small notion that
you and us have not yet seen all the disasters that could potentially happen in this current environment or the life that we are living in. So it's no more a discussion about managing disasters. What we are actually looking for is managing risk. I'll stop with that. Thank you. Grazie, grazie mille. Io nel passare la parola al dottor Ravazzi credo che abbia già sollevato diversi spunti, no? Che lui raccoglierà, ma poi mi fa piacere che, almeno da quello che immagino anche di altri panelist, mi sono segnato già un paio di domande, quindi però lascio piena libertà al dottor Ravazzi per completare il quadro, tra virgolette, istituzionale. Grazie. Credo che siamo in una zona di frontiera in cui stiamo tutti cercando come dobbiamo muoverci nei prossimi anni. La comunità finanziaria è riuscita ad avere alcune performance notevoli negli ultimi anni, estremamente innovative, e forse le imprese hanno cominciato qualche 10 anni prima, forse i governi hanno cominciato qualche 20 anni prima a cercare di fare un greening delle loro attività, ma credo che abbiamo tutti da imparare dalla mutua collaborazione. Io parlo oggi come Green Budget Europe e non come Ministero dell'Ambiente, dove passo di solito i miei giorni e le mie notti, ma come forse c'è ancora rimasto nel programma scritto, ho svolto il ruolo di segretario tecnico dell'Osservatorio Italiano per la Finanza Sostenibile presso il Ministero dell'Ambiente, ma il Ministro dell'Ambiente lo ha chiuso l'altro ieri e sta trovando nuovi modi per collaborare con la comunità finanziaria. Le sfide, ho 5 punti che vorrei brevemente condividere e sono cose che probabilmente sono ampiamente note ma che forse ci aiutano a ragionare e avanzare insieme. La prima è che le sfide dei cambiamenti climatici, dell'accordo di Parigi, c'è in corso la COP a Madrid in questi giorni, l'anno prossimo, lo ricordava il direttore Garonna, la COP sul clima è coorganizzata da Gran Bretagna e Italia, la COP principale a Glasgow, la pre-COP e la Youth-COP in Italia. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 con tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, le politiche di Green New Deal che sono diventate quasi un mantra sia della Commissione Europea che del nuovo governo italiano, ci dicono che abbiamo un'apertura di finestre e porte per far entrare una serie di concetti che sono stati trascurati negli ultimi anni o forse nel sistema economico tradizionale ampiamente nei decenni. Il secondo punto è che in Italia abbiamo avuto anche noi una serie di sforzi in favore della promozione della finanza sostenibile, le buone esperienze di alcune banche, assicurazioni, investitori istituzionali. Dalla parte pubblica abbiamo il rapporto Finanziare il futuro che abbiamo preparato al Ministero dell'Ambiente insieme all'UNEP e a tutta la comunità finanziaria. Qualcuno di voi ricorda, fu presentato in Banca d'Italia con il governatore Visco, dagli allora ministri dell'economia e dell'ambiente, cosa che magari non succede tutti i giorni e quindi rimane una pietra miliare per noi. Da quello è nato l'impegno nel G7 a presidenza italiana nel 2017, in cui abbiamo lavorato di nuovo con l'UNEP, con i rapporti sulle piccole e medie imprese e sui centri finanziari per la sostenibilità. Da quello sono nati una serie di impegni, per esempio la Financial Centers for Sustainability, questa rete internazionale delle piazze finanziarie che in diversi modi tentano di integrare l'ambiente, il clima, lo sviluppo sostenibile dentro le loro politiche. Sapete, abbiamo oggi una rete con più di 20 centri, da Parigi a Londra, a Francoforte, a New York, a Tokyo, a Shanghai. Abbiamo lavorato dentro il Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dell'Ambiente, a promuovere quelle che erano le raccomandazioni del rapporto UNEP Italia sulla finanza sostenibile. Abbiamo poi scoperto che le raccomandazioni convergevano ampiamente con le raccomandazioni della strategia europea, della coordinata, seguita dalla Commissione europea, ma preparata con gli esperti della comunità finanziaria. Ci tornerò brevemente fra un attimo. C'è molto lavoro a livello internazionale su queste cose, molti conosceranno ovviamente i lavori dell'FC4S, ma anche quello del board nato dal G20, guidato dal governatore di Banca d'Inghilterra Carney, col chief economist di Banca Cinese di Sviluppo, e che ha aperto le porte, direi, su queste tematiche, rimane un riferimento per tutti noi. C'è lavoro all'OCSE sulla Green Finance e sulla Sustainable Finance, che ha il vantaggio di confrontare e portare fuori esperienze di 36 membri.
Il terzo punto che vorrei sollevare è quello del non financial reporting che è stato sollevato e mi chiedo se dalla comunità finanziaria stessa non sia tempo di portare avanti una riflessione che dica sono 25 anni che tentiamo di fare bilanci ambientali, bilanci di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, ESG, CSR, chiamiamoli in molti modi diversi. Finalmente abbiamo una direttiva europea sulla non financial information. Nessuno si lamenta sui tre pezzi di carta tradizionali, conto profitti e perdite, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, dove abbiamo delle regole comuni che tutti seguiamo, che tutti cerchiamo di applicare, con differenze a seconda delle dimensioni delle imprese, se sono quotate in borsa o meno. Mi chiedo se non è arrivato il tempo di considerare il quarto foglio con il reporting non finanziario, cominciando dall'ambiente e dal clima, in cui abbiamo dei contenuti minimi. Perché la direttiva non financial reporting finora ha un interessante approccio, non dico volontaristico, riconosce tutta una serie di standard importanti, dal GRI all'UN Global Compact, all'UBSCSD, eccetera, però non abbiamo dei contenuti minimi comuni a tutti, che ci consentano di confrontare le imprese fra loro, per settori, attraverso i paesi e nel tempo. Non abbiamo bisogno di fare le cose dalla sera alla mattina, però credo che il contributo della comunità finanziaria sia fondamentale per preparare dei contenuti minimi di non financial reporting, graduali, proporzionati alle dimensioni e al ruolo delle imprese, ma che ci consentano questo confronto come facciamo tradizionalmente con le variabili tradizionali economico-finanziarie. Il mio quarto punto, come Green Budget Europe non posso non sottolinearlo, è quello che abbiamo bisogno di un quadro di funzionamento stabile nel tempo, che ci dia i punti di riferimento per garantire profitti, returns, revenues alla cosa pubblica e stabilità al quadro finanziario ed economico, e un elemento spesso sottovalutato è quello di un sistema fiscale che sia al servizio dello sviluppo sostenibile, quindi il concetto che noi come Green Budget Europe, ma ancora meglio di noi l'OCSE, il Fondo Monetario Internazionale o Banca Mondiale hanno sviluppato di riforma fiscale ecologica o verde o sostenibile, in cui introduciamo laddove è necessario delle tasse ambientali, modifichiamo la struttura delle aliquote di imposte che impattano sull'ambiente, dove eliminiamo sussidi ambientalmente dannosi. Il rapporto del Ministero dell'Ambiente parla di una stima di 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, ecco un quadro di riforma fiscale ambientale. In alcuni paesi potrà portare un aumento della fiscalità, anche se non piace, nel nostro siamo già belli carichi, non è una ipotesi fattibile, però l'idea di uno shift del carico fiscale dal nostro lavoro, dai nostri stipendi mensili, dalle attività, dagli investimenti delle imprese, verso il consumo di risorse naturali, verso l'inquinamento, poiché pare che le tasse più o meno dobbiamo pagarle, meglio forse basarle su delle variabili ambientali o comunque in una componente assai più importante sull'ambiente e le risorse naturali che non sul nostro lavoro e sulle nostre imprese. Credo sia un cantiere importante di lavoro. Spesso si insiste sul PPP3, le Public Private Partnership, il terzo senso di PPP, io suggerirei di insistere sul PP2, il Polluter Pays Principle, che ci aiuterebbe ad affrontare questioni di sostenibilità e redditività nel medio e lungo periodo in maniera molto più seria. Il PPP1 era il Power Purchasing Parities dell'OCSE, che permette di trasformare i tassi di interesse e di cambio. L'ultimo punto è una lancia spezzata a favore del lavoro della Commissione europea. Mi sembra che la strategia per la finanza sostenibile preparata dagli esperti della comunità finanziaria, ripresa dalla Commissione europea sotto forma di piano d'azione, la preparazione con un nuovo gruppo di esperti della comunità finanziaria, per esempio la Sara Lovisolo che non ci ha potuto raggiungere questo pomeriggio, che lavora sulla tassonomia degli investimenti da considerare sostenibile, il benchmark per misurare l'impatto CO2 climatico, la disclosure, l'apertura dei nostri bilanci alle variabili ambientali e non strettamente finanziarie, sia un ottimo lavoro e sia stato fatto in maniera proporzionata, progressiva attraverso il tempo e ragionevole. Lo stesso regolamento della BEI
che prevede di eliminare i finanziamenti agevolati alle fonti fossili, carbone, petrolio, gas naturale, ci incoraggia a muoverci, credo, tutti come comunità economica e finanziaria in questa direzione. Noi abbiamo il problema del nostro gas naturale, che è molto importante anche per la nostra transizione energetica. Certo, c'è il problema che questa nostra transizione dura già da 20 anni, basata sul gas naturale. Dobbiamo perlomeno riorientare le cose, e credo che sia la tassonomia europea che la regolamento BEI mettano di fatto fuori gioco l'energia nucleare difesa da alcuni paesi su una base di criteri, perché poi ambientalmente non reggono il confronto con le alternative. Ecco, questi erano i 5 elementi che volevo condividere con i colleghi. Grazie per la pazienza. Grazie mille, ha sollevato diversi spunti, anche rispondendo al primo intervento, prendendo spunto, scusate il gioco di parole, anche dal primo intervento, e anche qui molti si potrebbero fare molte considerazioni. Spero di avere il tempo, dopo i vari interventi, magari di porvi qualche domanda così non concordata, ma magari sentirla anche dalla platea, perché ci sono dei temi interessantissimi, quello delle piccole e medie imprese. Io ho rappresentato per anni le piccole e medie imprese a Bruxelles. Queste percentuali sinceramente mi spaventano molto, queste che cita il dottor Panda, non solamente relative al tasso di sopravvivenza, se posso chiamarlo così, ma anche al tasso di scarsa conoscenza, dovuto anche al rapporto che hanno con le banche. Siccome adesso lavoro in una banca che fa del relationship banking con le piccole imprese, proprio uno dei punti di forza, lo ringrazio, perché è un tema, insomma, un tema sul quale ci bisognerebbe organizzare una conferenza specifica. Ne approfitto per dare la parola a Daniela D'Andrea, Swissre, che credo abbia molto da dire anche su questi, no, non magari su questo specifico, ma su altre cose sono già state citate. Grazie. Sì, grazie. Dicevi prima che sono l'unica a rappresentare l'azienda, e mi dispiace ovviamente che non ci sia il dottor Stefanini. Rappresento un'azienda in maniera un po' particolare, perché rappresento un'azienda, quindi una compagnia di riassicurazione, che ha fatto della resilienza la sua mission principale, quindi anche il tema principale di business all'interno della nostra attività lavorativa. Il nostro motto interno che unisce tutta Swiss Re è proprio un po' ambizioso, mi rendo conto, ma let's make the world more resilient, quindi per noi la resilienza è il tema chiave. E oggi quello che vorrei provare a fare insieme è mettere un po' d'ordine, diciamo, nella parola resilienza, che è largamente utilizzata in questo periodo e che, diciamo, ha un significato molto, molto ampio. Che potremmo, diciamo così, riassumere in poche parole come l'abilità di assorbire qualsiasi shock, che detta così è abbastanza generica. Da riassicuratore abbiamo cercato di creare addirittura un indice di resilienza per in qualche modo inquadrare in maniera il più obiettivo possibile i vari paesi e i vari rischi. E siamo in un momento storico molto particolare, quello che potremmo definire un momento storico rappresentato dalle tre grandi R, dove la R di resilienza è sicuramente al centro, ma ce ne sono altre due altrettanto preoccupanti o degne di attenzione. Una R che indica l'altissimo rischio di recessione che abbiamo in questo momento e che ha delle conseguenze importanti anche sulla R madre al centro, e un'altra R più piccola, che per noi, diciamo, se vogliamo, è il focus principale, che è quella legata al rischio. Oggi si stimano più di $1 trilioni di rischi non assicurati, quindi rischi che esistono, quindi non rischi emergenti, parlavamo prima di cyber, ma rischi che esistono, e le piccole e medie imprese italiane ne hanno, diciamo, una buona percentuale, che non sono assicurati e che quindi minano la capacità di assorbire gli shock, quindi minano la possibilità di avere un indice alto di resilienza. Nel definire la resilienza ci siamo orientati su due, diciamo, macro indicatori. Il primo è proprio l'indicatore macro di resilienza, che è quello legato alle attività economiche, politiche fiscali del paese. Quindi chiaramente appare evidente, no, che un paese che ha delle risorse, che ha la capacità di adattarsi, riesce meglio di altri
ad assorbire gli shock, e un altro indicatore che invece riguarda la capacità di trasferire nel privato, quindi trasferire nel mercato assicurativo alcuni dei rischi principali dei paesi. E parliamo di rischi relativi alle catastrofi naturali, e oggi solo il fatto che due dei nostri panelisti non siano riusciti a venire qui per il terremoto che c'è stato. Il Mugello ci dà un'indicazione anche dell'impatto economico, fortunatamente diciamo ad oggi che io sappia non ci sono state vittime, anche i danni sono relativamente contenuti, ma il danno economico, già solo il fatto che il treno abbia subito tali ritardi, quindi un costo di opportunità, vi lascia intravedere che tipo di impatto possano avere le catastrofi naturali e l'allungamento della vita, e immagino che l'amico Sergio Corbello dopo mi aiuti ad andare anche più nel dettaglio, che è un trend diciamo innegabile che porterà ad ulteriori stress i vari mercati e la salute, quindi la cura delle persone, l'allungamento della vita ahimè va anche con maggiori impatti diciamo sulle cure mediche. Quindi dicevo abbiamo costruito questo indice. E mi piace darvi anche qualche diciamo così, indicazione sull'Italia, ahimè non sarò particolarmente positiva in questo mio intervento. Ahimè, negli ultimi 10 anni, dopo la crisi economica, tutti i paesi hanno mostrato una minore resilienza dal punto di vista macroeconomico. Abbiamo diciamo un debito complessivo, vi do delle indicazioni di numeri insomma, ma solamente per aiutarvi, abbiamo 70 trilioni di dollari ancora come debito complessivo globale, abbiamo tassi di interesse negativi e ormai sono diventate la nuova diciamo così normalità, e anche questi hanno un impatto sui paesi, e parlo sempre a livello globale per ora, di 17 trilioni, numeri diciamo mastodontici, e abbiamo in linea di massima ed è qui il rischio di recessione, una crescita negativa. L'ultima stima parlava a livello globale del meno 2%, quindi abbiamo perso a livello globale capacità di resilienza in questo senso. Nello sviluppo che abbiamo fatto internamente su 31 paesi l'Italia risulta al 30° posto, quindi diciamo dal punto di vista macroeconomico, e il panel prima di noi ne ha dato diciamo alcune indicazioni, chiaramente diciamo abbiamo un problema in termini di resilienza macroeconomica. Però dal punto di vista assicurativo, ahimè, la situazione non migliora. Migliora sicuramente la situazione a livello globale, perché molti paesi si sono attrezzati, si stanno attrezzando, molti governi hanno spinto i paesi ad attrezzarsi, e anche qui non vi voglio tediare con moltissimi numeri, ma diciamo del protection gap complessivo, di nuovo a livello mondiale, parliamo di paesi di economie avanzate, e poi magari vi do qualche cenno anche sulle nuove economie emergenti, diciamo la salute, il trend della mortalità hanno un protection gap, sì, ma non mastodontico a livello globale. Le catastrofi naturali rimangono il problema principale anche a livello più ampio. Se però scendiamo a livello italiano, la situazione è abbastanza deprimente. Senso che sicuramente dal lato della salute e del trend di mortalità, e ripeto poi Sergio tu starai più bravo di me ad entrare nel dettaglio, abbiamo fatto dei passi avanti, ma a livello di eventi atmosferici, catastrofi naturali, abbiamo un livello di penetrazione il più basso nel mondo, nonostante siamo tra i paesi a maggior rischio. Ora è inutile citare gli esempi insomma, delle ultime settimane. E vi cito solo che questo cambiamento climatico è in atto nel mondo, gli ultimi 2 anni sono stati i peggiori anni in assoluto a livello mondiale, e l'Italia diciamo non è stata da meno, sia a livello di coperture assicurative, quindi di spesa sulle coperture assicurative, in cui parliamo, vi do qualche cifra, 220 miliardi di indennizzi sono stati pagati negli ultimi 2 anni, ma
il danno complessivo solo nel 2018 è stato pari allo 0,19% del PIL mondiale, questo è il danno economico causato dalle catastrofi naturali. Oltre, diciamo, non cito le vittime, che ovviamente è la parte, diciamo, più importante, ma nella nostra definizione di resilienza è sicuramente l'impatto economico che fa da padrona. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di rendere il quanto più possibile univoco, ecco, un indice che rappresenti la resilienza, che riteniamo essere uno dei fattori chiave nel, qui parliamo di Sustainable Finance for Growth, secondo noi la resilienza è uno dei fattori chiave per poterla raggiungere, e sicuramente per l'Italia c'è ancora tanto da fare. Grazie. Chi è il 31esimo? Sempre a Grecia. Allora. Grazie. Allora do subito la parola al Presidente Corbello, visto che è stato citato più volte come ideale proseguimento. Grazie. Grazie. Ma io mi metto in un'ottica un po' forse diversa da quella che finora abbiamo affrontato, partendo da un presupposto, che i fondi pensione, anche le casse di assistenza sanitaria, ma i fondi pensione sono dei soggetti che fanno un lavoro assolutamente semplice, devono recuperare delle somme, dei capitali dai propri aderenti, gestirle e trasformarle poi in trattamenti pensionistici. Tutto questo è il compito tradizionale. Nel corso del tempo, peraltro, gli investitori istituzionali, fondi pensione, si sono poste alcune domande, e sono quelle questioni che oggi noi chiamiamo ESG, ma in passato, con denominazioni diverse, non sono state affatto estranee al mondo della previdenza complementare. Voglio ricordare che già negli anni '80, in diversi fondi di previdenza complementare, soprattutto del mondo del credito, vi fu una notevole attenzione a quello che in passato si chiamavano investimenti etici. E vi sono varie esperienze, tra cui l'ho vissute anche personalmente operando in qualcuno di questi fondi, di scelte, di impieghi legati a degli schemi in qualche misura ideologici, se vogliamo, quindi etici. Non ebbero un successo clamoroso, nel senso che forse la volontà di questa tipologia di investimento, che era vista in maniera molto positiva da alcuni componenti dei consigli di amministrazione dei fondi, non trovò un grande riscontro da parte degli iscritti, nel timore soprattutto che la componente etica andasse a detrimento della componente reddituale. E questo in allora veniva in qualche misura anche con una sorta di propaganda negativa sottolineato: badate, vi diciamo, abbiate dei risultati minori, ma fate una questione, fate un investimento eticamente importante. Non era un grande marketing. Peraltro la tematica etica è tuttora assolutamente di moda. Cito un caso che per me, per certi aspetti, pare clamoroso: un fondo pensione importante che ha sede a Roma, ma non è italiano, è la Città del Vaticano, per i propri dipendenti segue con estrema attenzione, sa va san dir, le questioni di carattere etico. Ma quando si parla di etica, l'opinabilità resta sempre ampia. Accade così, e chi vi parla è un vecchio laico che osserva le cose in maniera molto distaccata, accade così che i gestori del Fondo Vaticano siano preoccupatissimi di una serie di investimenti su cui credo tutti concordiamo: le armi, lo sfruttamento del lavoro minorile, eccetera, eccetera. Ma ad esempio non investono in maniera rigorosa nella farmaceutica. Questo stupisce un po', ma la farmaceutica porta gli anticoncezionali, e quindi c'è una componente ideologica piuttosto alta. Alcuni amici che operano nei fondi degli Stati Uniti, magari un po' di matrice puritana, non investono in aziende che si occupano di alcol, il fondo del Vaticano sì, anche perché la componente enologica fa parte della messa. Ed essendo io un convinto bevitore di vino, apprezzo questo approccio etico, assolutamente, laicamente lo apprezzo molto. Ecco quindi che già in questi che sono dei prodromi della materia di cui stiamo discutendo, una certa quale opinabilità e difficoltà di interpretazione c'è. Muovendo alla realtà attuale, noi possiamo dire che
dal 2019 la tematica ESG sia entrata normativamente nel settore della previdenza complementare. Il primo veicolo che ha condotto questa materia nell'ordinamento della previdenza complementare, novellando il 252, è la direttiva IORP 2, che espressamente introduce nella disciplina generale della previdenza complementare un nuovo comma all'articolo 6, che riguarda la tematica degli investimenti, comma che dice che le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario. Possono. Quindi è un primo passo, ma un passo non particolarmente coraggioso. Però questo va letto in un contesto normativo più generale. C'è un amico di COIB che vedo in platea e mi aiuterà eventualmente se mi dimentico qualche cosa. Ma in particolare la direttiva IORP sottolinea una esigenza costante, assolutamente pervasiva di tutta l'attività dei fondi pensione in tema di rischio. E allora la tematica del rischio, che mi si riallaccia in qualche misura a quello che diceva prima Daniela, è una tematica che chiaramente non può prescindere da alcune valutazioni ESG, non fosse altro per l'aspetto di carattere reputazionale, perché i fondi pensione, sicuramente tutte le imprese hanno questa tematica, ma un ente non commerciale che si occupa di previdenza di lungo periodo, non dimentichiamo, il rapporto con un fondo pensione di un soggetto, immaginiamolo una persona dirigente che inizia poco più che ventenne a iscriversi a un fondo pensione, dura circa 60-70 anni, dura anche molto di più se noi crediamo allo sviluppo della capacità di sopravvivenza di cui noi siamo fortunatamente portatori. E quindi è assolutamente fondamentale il rapporto fiduciario dell'iscritto nei confronti del fondo. E quindi l'elemento reputazionale è un elemento chiave. E allora il combinato disposto della normativa che parla espressamente a livello di possibilità dei fattori ESG, le tematiche di valutazione del rischio inducono fortemente a tenere conto di questi fattori negli investimenti dei fondi pensione. E soggiungo che vi è un'ulteriore norma che aumenta il ruolo dei fondi pensione e i doveri dei fondi pensione nei confronti del mondo produttivo, del mondo degli investimenti. È un nuovo articolo 6 bis che viene portato nel 252 nel giugno scorso, con decorrenza dall'anno prossimo, trasparenza degli investitori istituzionali. Si tratta sostanzialmente dell'attività che l'investitore istituzionale deve svolgere nei confronti dell'impresa in cui è investito. Ve la faccio molto breve. È una tematica di estrema complessità su cui dovrà ancora intervenire anche l'autorità di vigilanza. Apro una parentesi. Inizio a essere preoccupato della resilienza anche della COVID, perché è bombardata da direttive europee in una struttura piuttosto ridotta e quindi veramente la sopravvivenza e la continuità non è per loro è facile. Questo tipo di contesto mi fa dire che sicuramente le tematiche di cui stiamo parlando sono all'ordine del giorno, saranno all'ordine del giorno di tutti gli operatori della previdenza e dell'assistenza. In questo senso devo dire che coloro i quali si propongono nel fornire servizi e nel fornire investimenti agli operatori della previdenza lo hanno capito da tempo. Io non riesco più a trovare una proposta di investimento che non sia rigorosamente ossequiente a dei criteri ESG. A me viene un po' il dubbio qualche volta che sia come quel cartellino del cibo biologico sulla cui vera caratteristica biologica io ho qualche dubbio, francamente, e quindi questa tematica ci preoccupa, e ci preoccupa perché è nata un po' una torre di Babele. E quando io sento parlare di tassonomia, come diceva prima il collega, quando sento parlare di ordine, direi assolutamente importanti. Noi infatti ci siamo posti profondamente questa tematica di come cercare di dare un po' di ordine, di dare una confrontabilità, di dare un qualcosa che non sia un'etichetta generica, un flatus vocis, che poi ben difficilmente si va a verificare. Non è facile questa materia, direi è banale dirlo.
Noi stiamo osservando con grande attenzione quello che è avvenuto e che avviene in un paese extracomunitario, la Svizzera. La Svizzera ha una caratteristica molto interessante, ha più di 2.000, forse più di 2.200 fondi pensione, abbastanza ricchi, perché sono risalenti nel tempo, con una buona organizzazione, e le tematiche ESG sono state affrontate da tempo. Noi abbiamo creato un ponte nei loro confronti come associazione. D'altra parte il nostro dovere prima di tutto è informare e far conoscere agli associati le importanti novità e le soluzioni. Stiamo per pubblicare un quaderno come a sopravvivenza che individua il sistema, descrive il sistema svizzero di previdenza complementare, e abbiamo nei nostri contatti avuto il piacere di avere un'adesione ad Assoprevidenza anche di una piattaforma svizzera che si occupa espressamente di tematiche di tassonomia, di confronto, e che svolge da tempo questa attività nei confronti dei fondi svizzeri, avendo da parte dei vertici anche una forte esperienza ONU, avendo appunto avuto incarichi vari soggetti presso l'organizzazione internazionale. E in questo senso noi cerchiamo di portare le loro conoscenze nel nostro territorio per superare un po' quella torre di Babele che in questo momento mi pare ancora esserci. Quindi quello della Svizzera mi pare un paradigma interessante, e cerchiamo di divulgarlo. Tenendo conto, peraltro, che quando si parla di investimenti si parla di situazioni molto diversificate. Il nostro non è un paese semplice. Quando si parla di fondi pensione, già bisogna chiarire, esistono le casse professionali che sono di primo pilastro, esistono i fondi pensione che sono di secondo pilastro, ma siccome siamo un paese complicato, nel secondo pilastro i fondi pensione possono essere preesistenti e possono essere di nuova costituzione, e a seconda delle caratteristiche degli uni e degli altri hanno modalità di investimento diverse. È pur vero che anche i fondi preesistenti di maggiori dimensioni, un fondo preesistente come quello di Banca Intesa conta circa 7 miliardi di patrimonio, il fondo del gruppo, allora quando un fondo negoziale come Cometa, quello dei metalmeccanici, ne conta una decina. Quindi abbiamo soggetti anche nel mondo dei preesistenti assolutamente significativi. Però le modalità di investimento condizionano non poco le tematiche di criteri ESG negli investimenti. Infatti, se io li faccio direttamente posso avere un'applicazione specifica, se io li faccio attraverso mandati gestori conferiti dagli operatori specializzati mi si complica ulteriormente la questione. Ancora una osservazione. L'articolo 5 Nonius, di che vi ho citato prima, in tema di azionariato attivo degli investitori istituzionali, sarà un veicolo che a noi pare molto importante, perché non solo ci permetterà ai fondi di intervenire nelle questioni di carattere societario, come è tradizione di investitori istituzionali previdenziali più maturi di quelli italiani e anche con ben più patrimonio di quelli italiani evidentemente, ma consentirà anche di svolgere un'attività di engagement tipica proprio dei criteri, dell'applicazione dei criteri ESG, che diventerà di fatto una sorta di dovere istituzionale. Quindi, tornando a quello che dicevo all'inizio, tra un momento, se vogliamo, di approccio in qualche misura romantico, investimenti etici, è quello più marcatamente legato a una disciplina di carattere generale, il 2019 segna una boa. Di qui in avanti si affronterà sempre più in maniera sistematica queste tematiche, e quindi tutto ciò che servirà a regolare, a consentire i confronti, a far comprendere le caratteristiche delle varie realtà in cui si investe diventa assolutamente importante. In questo contesto, e finisco, ma non posso lasciare una palla che mi aveva lanciato così cortesemente Daniela, poi quando si passa dalla filosofia alla pratica, la domanda è: ma noi vogliamo fare investimenti ESG, ma quali sono i più facili da fare? Allora noi abbiamo elaborato anche una risposta di carattere assolutamente poco scientifico, ma assai pragmatico.
Fermo restando che qualsiasi investimento può essere assolutamente non etico e non ESG, anche se in via presuntiva dovrebbe esserlo, ma noi crediamo che i fondi pensioni in particolare possano intervenire in maniera significativa nell'economia del Paese attraverso le infrastrutture sociali. A noi sembra che nel quadro generale degli investimenti, un investimento assolutamente tipico per soggetti che hanno le caratteristiche appunto dei fondi pensione siano le infrastrutture sociali, intendendo per tali evidentemente le RSA. Il Paese invecchia moltissimo e quindi la domanda di RSA è drammatica per certi aspetti, tra l'altro con delle curiosità anche singolari. A me hanno spiegato, partecipando a un seminario, un direttore di un fondo di RSA mi dice: sai, le nostre strutture hanno un tasso di occupazione superiore al 100%. Questo onestamente mi ha lasciato abbastanza stupito. Dopodiché mi ha spiegato che le rette sono mensili, bimestrali o trimestrali. Quando una stanza si libera, per ragioni che poi potete immaginare, raramente i soggetti chiedono di avere il rimborso del ratio di non occupazione. Dopo 2 giorni la stanza o l'appartamento è nuovamente libero, viene riaffittato, ma il gestore chiede dal primo giorno la retta e quindi abbiamo addirittura un tasso di occupazione superiore al 100%. Quindi ho capito che non ero proprio io che matematicamente non avevo la capacità, ma la realtà è più variegata di quanto si pensi. Ma quando parlo di infrastrutture sociali, dicevo RSA, ma tutte le strutture sanitarie, l'economia dell'anziano, che è molto, molto, molto variegata, gli studentati, altra, direi alfa e omega. Il nostro Paese manca in maniera drammatica di infrastrutture sociali legate al soggiorno universitario presso importanti atenei. Ecco un altro settore su cui a noi pare, ripeto, scendendo in un'applicazione molto, molto pragmatica di criteri, ecco, ci sembrano investimenti decisamente orientati a criteri ESG. Poi si dovrà verificare, ovviamente, se nell'ambito della gestione di queste strutture poi questi criteri vengono richiamati. Lo scandalo di una signora che si chiama, credo, Pagliuca, mi pare di ricordare, o qualcosa del genere, che gestiva come lager degli ospizi, è sempre un qualcosa che ci deve dare dell'allarme. Grazie. Io mi fermerei qua. Grazie. Grazie, interessantissimo. Tra l'altro ha sollevato un tema che volevo riprendere nelle conclusioni, ove mai ne avremo il tempo, e della differenza appunto poi tra etica e sostenibilità, no? Nel senso che poi etica è soggettivo, la sostenibilità invece per forza di cose deve essere oggettivo. E uno dei temi, secondo me, in contraddizione è il fatto che gli ESG di fatto non sono ancora, tra virgolette, certificati, soffrono in una base volontaristica, quindi attribuire un'essenza oggettiva a qualcosa che poi non riesci a dimostrare o comunque a provare è abbastanza complicato. Però questo appunto poi, siccome siamo bravi a crearci le soluzioni e finalizzare sugli obiettivi, no, può essere una soluzione. Noi come banche, prima ho limitato al minimo il mio intervento, però questa è una delle cose che ci caratterizza e che ci rende anche sostenitori di quello che diceva prima il dottor Ravazzi, cioè della DNF come quarto foglio. No, per noi veramente deve essere un utile dimostrabile, nel senso che laddove un obiettivo ha delle caratteristiche sociali così importanti, le nostre banche poi si accontentano, e così la capogruppo per forza di cose, di un ROE del 3-4%, che per altre banche non è neanche preso in considerazione. Quindi questo poi ha ricadute economiche immediatamente evidenti e obiettive e oggettive, no? Quindi però, ecco, non la vorrei fare buttare troppo sul filosofico, anche perché non ne ho le capacità, però è un pochino questo il tema. E cerchiamo poi di riprendere magari alla fine, facendo un po' di balconing figurato, per cercare di fare delle conclusioni non agevolissime. Però do la parola a Antonella Massari, ultimo intervento, grazie. Sì. Io volevo un po' aiutarmi con qualche slide perché avevo un po' di numeri da presentare. Prima di tutto volevo fare un commento, diciamo, positivo sulla nostra società. Noi abbiamo una materia prima di cui siamo molto ricchi, che è il risparmio delle nostre famiglie, quindi usiamolo bene, perché con questo possiamo appunto aumentare il nostro grado di resilienza, e consiglierei
di tenerne conto nell'indicatore, forse non saremo più trentesimi, ma potremmo salire un pochettino. Allora, vediamo un po' di numeri su il mondo della finanza sostenibile. Questo è un po' il lato dell'offerta. Abbiamo una crescita molto rapida di tutti questi possibilmente fondi che asset gestiti che fanno riferimento a criteri di sostenibilità. Questo è un dato globale. Se guardiamo l'Italia, abbiamo i dati fino al 2017, il tema importante è che sta aumentando l'offerta di fondi più sofisticati che hanno a che fare con temi di sostenibilità, che sono l'engagement, perché questo garantisce al gestore di conoscere molto bene la società e verificare se quello che viene detto è vero, e gli ESG integration, che addirittura va più in insight. Mentre sempre molto alto quello che era nato come primo approccio all'investimento sostenibile, l'esclusione, che è sempre il più forte, il più facile, ma diciamo che è quello che sta perdendo peso. E questo, diciamo, è un po' l'offerta. Ma guardiamo la domanda. Allora, io vi mostro dei risultati di quello che facciamo annualmente. Noi intervistiamo 650 clienti private. Private cosa vuol dire? Sono quei clienti che hanno più di 500.000 euro investiti. Perché sono interessanti? Innanzitutto perché l'industria che gestisce questi asset oggi ne gestisce 870 miliardi, è più grande dei fondi e delle casse, no? Quindi è un ambito su cui possiamo contare, si dice tanto, contare anche nell'investimento in economia reale, che appunto è una delle possibilità. E sono quei risparmiatori, anzi investitori, che possono diversificare molto il loro portafoglio e quindi possono avere un peso degli ESG molto importante. Quando gli andiamo a chiedere se è importante per loro, se è compatibile cercare performance e essere coerenti con i loro valori, voi vedete che il 59% dice vorrei investire anche in maniera coerente col mio valore. E quando si dice ma cosa vuol dire no, essere coerenti con i tuoi valori, vuol dire fare investimenti che generano valore per il territorio. Ovviamente il localismo è sempre molto presente negli italiani, quindi il territorio vuol dire proprio territorio dove abito, dove sto. Poi però anche il paese, sostenere l'occupazione e poi un generico sustainable and responsible investment. Perché generico? Perché poi alla fine quando andiamo a chiedere e a capire se gli investitori che hanno questa attitudine capiscono bene cos'è un investimento sostenibile, in realtà non è che lo sanno molto bene. A dire il vero la percentuale non è neanche così bassa, no? Quando ci dici un investimento che assicura un mondo sostenibile per le future generazioni, un 48% ci ho quasi stupito. Quindi è qualcuno che ha capito cosa voleva dire sostenibilità. Certo, c'è ancora un 16% che pensa che sia occuparsi di filantropia e carità, e questo ovviamente non è il tema dell'investimento sostenibile, c'è però un 36% che dice non lo so. Questo noi preoccupa perché la caratteristica del cliente private è anche quella che ha un consulente finanziario. Quindi colui che dovrebbe per primo proporre, sapere che cos'è un investimento sostenibile è il consulente. Voi sapete che le conoscenze finanziarie, l'educazione finanziaria in Italia è molto bassa ed è bassa anche tra coloro che hanno dei patrimoni interessanti. Quindi è necessario avere un intermediario e coloro che hanno il servizio di private banking dovrebbero avere qualcuno che li aiuta. Poi andando però in profondità, e noi abbiamo cercato di capire, di segmentare coloro che dicono no, che fanno degli investimenti e che magari a cui abbiamo chiesto qual è la loro attitudine verso gli ESG,
Allora abbiamo un 21%, non è altissimo, ma esiste, che è veramente committed, cioè dice sì, io sono interessato a un investimento che ha aspetti di sostenibilità, ne sono convinto e quando mi si propone qualcosa è la prima cosa che chiedo. Poi ci sono quelli che in realtà non ne capiscono molto, dicono come, perché di moda, no? Il mio investimento deve essere sostenibile, però poi andando in profondità non sanno bene cosa vuol dire. Poi c'è una bella percentuale che è proprio contraria, dice non mi non continuate a parlarmi di queste cose che mi indispettiscono, e tutto sommato tutta questa attenzione alla sostenibilità ambientale può avere anche un risvolto negativo, pensiamoci, cioè esagerando su certi temi può esserci una reazione non positiva ma negativa. Poi ci sono quelli che non sono interessati e quelli che non sono ingaggiati. Quindi comunque quando andiamo come anche industria a proporre un investimento e diciamo che l'investimento ESG è interessante anche per ragioni di avversione al rischio, no? Cioè questo è un investimento che garantisce minori rischi nel tempo, troviamo le parole giuste, non diciamo a quelli avversi che questo è il primo degli indicatori che dobbiamo guardare. Invece una cosa interessante che abbiamo trovato tra coloro che invece sono interessati all'investimento ESG, quale delle tre, tra I, S e G è più importante per loro? E ci ha fatto piacere vedere che governance. Perché questo? Perché il sospetto è che si dia veramente troppo peso all'environment, anche perché è più facile da capire, oppure anche al social, che è facile da capire ma è molto difficile da applicare. Allora, noi abbiamo esempi in cui società che avevano dei bilanci di sostenibilità favolosi sono andate a gamba all'aria per una governance terribile. Di recente abbiamo l'esempio di Bion, che era molto apprezzata da coloro che guardavano le energie rinnovabili, ed è stato un problema di governance enorme, lì c'era addirittura della malafede. Però la governance prima di tutto, perché è la condizione necessaria, non sufficiente, affinché anche la parte environmentale e social abbia un senso. Verificare la governance non è così semplice, e per quello che secondo me l'investimento con l'engagement sarebbe quello più appropriato, perché è proprio quello che come prima cosa va a verificare la governance. Questo è anche una cosa interessante, investimento socialmente responsabile e performance non sono in contraddizione, anzi direi che vanno proprio nello stesso verso, anzi nell'ultimo periodo addirittura quasi meglio, no? Quindi coloro che anche dicono sono disposto a pagare con minore performance un investimento ESG o SRI, li possiamo facilmente convincere che non stanno rinunciando a nulla. E anche questo è un punto di comunicazione di coloro che gestiscono questi fondi e li vogliono collocare molto importante. Attenzione però, come dicevamo, gli investitori non è che ne sanno molto, sono molto confusi da tutti questi acronimi. Quindi è importante non essere nel posto sbagliato, dice io pensavo di investire nel cigno nero, nel cigno bianco invece ho investito nel cigno nero, quindi è importante avere una consulenza, ovviamente per chi se la può permettere, perché la consulenza, anche questo è un concetto che deve passare, è un servizio e va pagato, però c'è una consapevolezza da parte di coloro che sono clienti per esempio del wealth management, del private banking, che il private banker, il financial advisor, è colui che dovrebbe per primo sapere di certe cose e consigliare se uno vuole fare questo tipo di investimenti. Questo è il motivo per cui noi come associazione abbiamo cominciato a fare cultura. È appena uscito un libro nostro, peraltro edizione bancaria, quindi siamo in casa, sulla sostenibilità. Questo è un po' per tutti, ma soprattutto per i banker, che vogliono saperne un po' di più anche delle varie strategie. E poi abbiamo lanciato una certificazione per i private banker, perché è necessario che per primi sappiano molte cose, in realtà sono i primi a dire che non ne sanno abbastanza, la cosa è complicata, la materia è complicata, c'è tanta confusione e quindi è necessario formarsi. Grazie. Grazie mille, molto interessante. Siccome dobbiamo presto abbandonare la sala,
E io però volevo chiedere se c'è qualche domanda dal pubblico, perché mi faceva piacere, insomma, visto che... prego, dottoressa Pasquini. Pasquini di Abi, io se posso, a parte che tutti gli interventi sono stati molto interessanti, una domanda al dottor Ravazzi che ho avuto modo di conoscere durante l'osservatorio italiano della finanza sostenibile che ha brillantemente contribuito a coordinare e che purtroppo pare che adesso sia stato sospeso, cosa che mi dispiace molto. Comunque, venendo alla domanda, lei prima parlava del della quarta pagina, no? Allora, la quarta pagina per le banche è un discorso. La quarta pagina per le imprese temo che sia un altro, e mi spiego velocemente perché. Le banche possono abbastanza facilmente rendicontare, parliamo un attimo solo della parte ambientale, delle proprie emissioni, del proprio consumo di risorse, però lo fanno da tanti anni, adesso vengono chiamate anche dalla Commissione europea a rendicontare sulle, diciamo così, cosiddetto scope 3, cioè le emissioni indirette delle proprie controparti. E qui le banche obiettivamente dipendono dalle informazioni che le imprese loro danno, se no obiettivamente noi non possiamo sapere diciamo, l'impresa che andiamo a finanziare quante emissioni fa se è l'impresa stessa che non ce lo viene in qualche maniera a dire e a certificare. Allora vengo alla domanda, allargare la DNF a tutte le imprese sarebbe forse esagerato, no? La DNF è abbastanza pesante, quindi dire adesso abbassiamo la soglia in modo che più imprese facciano la DNF e quindi le banche possano avere più informazioni sui loro clienti è una cosa abbastanza pesante, però noi abbiamo ora in Europa la tassonomia. La tassonomia nel bene o nel male sarà il fulcro intorno al quale gireranno tutta una serie di cose. La tassonomia è un foglione in cui per ogni attività economica si chiedono delle poche tutto sommato informazioni e per asseverare se un'attività è svolta, se asseverare se è svolta in maniera sostenibile o meno, cioè se rispetta queste soglie. Quindi la domanda è: ma non si potrebbe studiare un dataset minimo che proprio è lo specchio delle informazioni che servirebbero per valutare se una certa attività economica è sostenibile, un dataset di informazioni minimale agganciato alla tassonomia europea? Lei come la vede? È stato già discusso? Quali problemi eventualmente ci potrebbero essere? E se come Ministero poteste immaginare con welcome a questa idea, anche perché le imprese si dicono molto subissate di domande sulle varie aspetti della sostenibilità da tutte le parti, magari se decidiamo che questo è il minimo comune multiplo, forse sono anche più contente. Grazie. Sì, si può. Lo dico come Aldo Ravazzi, come Green Budget Europe, come Ministero dell'Ambiente non posso rispondere. Credo che l'elemento della progressività nel tempo, non possiamo fare le cose dalla sera alla mattina ovviamente, sia importante. Credo che possiamo allargare a tutte le imprese progressivamente, adattando, semplificando le cose per le piccole imprese o per le medie, ma credo che, come l'abbiamo fatto con le variabili tradizionali economico-finanziarie, possiamo farle per quelle ambientali, sociali, di governance, eccetera. Quindi progressivamente si può fare. Non so se la FEBAF, il Rome Investment Forum, ha voglia di prendere iniziativa. E attenzione, perché poi il progressivo vale anche a livello europeo. E siccome la sostenibilità degli investimenti mira i 17 SDG, molto credo saggiamente e razionalmente la Commissione europea ha detto: beh, non possiamo fare tutto insieme, cominciamo dalla parte ambientale, dalla parte climatica, che sembra essere una priorità un po' per tutti e dove è relativamente facile misurare le cose. Se ho altri 12 secondi, volevo ricordare questa... elemento di riflessione che mi sembra importante, abbiamo tentato di lanciare durante la presidenza del G7 Ambiente. Col World Resources Institute, il think tank di Washington, abbiamo lavorato e siamo andati a vederci tutte le strategie e i piani annunciati delle MDBs, Multilateral Development Banks, quindi Banca Mondiale e tutto il suo gruppo di banche, BEI, IRB, eccetera. Abbiamo visto che molte già dichiarano di avere un portafoglio investimenti climatici, variava fra il 5 e il 15%, e c'era un impegno a crescere in pochi anni a portafogli che vanno dal 20 al 40%. Ed è una cosa fantastica e speriamo che questo succeda. Però credo che dobbiamo chiederci contemporaneamente anche che cosa ne è del residuo 60-80%.
Qui non dico che tutti gli investimenti debbano essere favorevoli al clima e all'abbattimento delle emissioni, ma perlomeno che non vadano contro e che siano neutrali, credo che come comunità nazionale europea ce lo dovremmo chiedere. Beh, allora io mi prendo veramente solo un minuto per cercare di fare una conclusione, mi scuso se qualche elemento lo salto, ma per cercare di trarre un filo comune poi da passare agli organizzatori. Mi ha colpito molto la frase l'ultima frase del dottor Panda prima che andasse via, no? Vogliamo gestire i disastri o lavorare sui rischi, no? Che effettivamente può essere veramente il leitmotiv un po' di tutti gli interventi. Questo una prima risposta potrebbe essere già quello che diceva la dottoressa Pasquini, la risposta di adesso, cioè un utilizzo del quarto foglio in un certo modo. Io mi permetto di aggiungere, ma non perché voglio integrare, mi permetterei mai, ma integrare, o meglio, voglio integrare, non modificare quello che ha detto, che condivido al 1000%, il tema della DNF e anche l'approccio che si ha nei confronti di essa. Secondo me, secondo noi, insomma, sono la nostra banca, noi vogliamo che sia veramente come un bilancio, lo dicevo prima, e stiamo lavorando anche, pur essendo una cosa molto costosa, sul fatto di avere una semestrale, cioè non bisogna considerarla solo un rendiconto, no? Sul quale costruire le politiche l'anno dopo, perché questo richiama un altro fattore che non c'è più ed è sempre più scarso, che è quello del tempo. E anche qui il fattore tempo è una cosa che va completamente contro il lavoro della Commissione europea, che ripeto, non voglio apparire critico, tantomeno polemico, però l'avete detto voi adesso, lavorare solamente sugli investimenti e solamente sul fattore environment è comunque una grande limitazione per tanti motivi, intanto perché è uno dei tre pilastri, secondo perché, questo è sempre una mia idea, quindi mi prendo responsabilità, non lavorare sulla G di governance significa non portare a casa, non dico nulla, ma insomma quasi nulla sulla E e sulla S, nel senso che il tema che abbiamo noi come banca, e anche appunto quello che diceva prima la dottoressa Pasquini, come facciamo a costruire delle policy se non abbiamo un minimo dataset di quello che vogliono fare e che fanno le imprese, quindi senza una, non voglio chiamarla imposizione, ma insomma una normativa chiara, ecco, chiamiamola così, sulla G, siamo molto preoccupati che gli altri due non le portiamo a casa. Si è parlato anche, sempre Panda ci ha stimolato molto sul fatto che le PMI, scusate, un po' una deformazione professionale, no, sono driven by lending decisions, questo è verissimo, noi di fatto le pilotiamo soprattutto in Italia perché hanno una componente di debito troppo alta, non dovrebbe dirlo chi lavora in banca, ma rispetto agli altri paesi è troppo alta. Qui c'è un altro tema che ne abbiamo discusso tante volte anche in sedi come questa, e vi faccio un esempio anche per brevità che ci accade tutti i giorni. Se io ho un'impresa, due imprese davanti a me che chiedono un finanziamento con le stesse caratteristiche di carattere economico-finanziario, ma una è spiccatamente brown e l'altra è spiccatamente verde, mi conviene di più finanziare la brown. Questa può essere una battuta, può essere, prendetela come volete, una provocazione, di fatto però è un circolo vizioso da interrompere prima possibile, proprio perché non ho gli elementi, da una parte non ho il dataset cui faceva riferimento la dottoressa Pasquini, dall'altro non ho la possibilità di valutare e accantonare anche il capitale che io devo mettere da parte per poter finanziare le PMI secondo dei rating che tengano conto dei fattori ESG. E qui torna tutto il tema di prima, ma se non sono oggettivi come fai a metterli nel rating? Ci dobbiamo lavorare, la Commissione europea sì lo sta facendo, solo sugli investimenti e solo sull'ambiente, cioè è un circolo vizioso alto, politico e bassissimo in termini di territorio e tecnico, economico, che veramente rischia di non portarci da nessuna parte. Lo so che ho saltato troppe cose come conclusione, però ecco, mi faceva piacere collegare il discorso sia dell'analisi appunto che era emersa, diciamo, le difficoltà della politica, pur politica intesa in senso europeo, pur dando per scontato una buona fede da parte di tutti, ma dove il fattore tempo purtroppo non ci aiuta, e aggiungere il fatto che appunto i fattori ESG noi ce l'abbiamo, non ci dormiamo la notte per cercare di integrarli, però appunto vanno presi singolarmente e vanno messi nell'ordine che meritano, questo almeno secondo il mio modestissimo avviso. Grazie mille per aver partecipato. Ritorno.